dibattito che ha un titolo non molto ottimista, perché il titolo, come avrete visto, è l'Italia in disfacimento, riflessioni sullo stato del paese tra nuove sfide economiche, autonomia differenziata e vincoli esterni. L'Italia in disfacimento, beh, insomma, non è male come, come premessa. Io vi presenterò i relatori man mano che prenderanno la parola e comincerei a dare la parola a Vera Zamagni, perché Vera Zamagni è una storica dell'economia che insegna all'Università di Bologna e alla Johns Hopkins, e quindi ci può raccontare le tappe principali di questa parabola dal miracolo economico degli anni 60 a un titolo come quello del dibattito di oggi, Italia in disfacimento. Intanto se è d'accordo, e poi appunto quali sono i punti di snodo di questo percorso non brillantissimo. Prego. Allora, grazie di avermi invitato, parlo solo con questo, non prendo altro microfono. Domando. Giando, sarebbe meglio con il microfono. Solo questo o anche no, il microfono? No, è meglio questo, allora, perché questo qui è per la sala. Va bene. Allora, adesso infatti non mi si sente più. Grazie per avermi invitato, sono venuta volentieri e avevo già collaborato, ho scoperto con questa associazione. E girerò la domanda che mi ha fatto l'illustre coordinatore di questo incontro in un modo particolare, perché non vi voglio certamente annoiare, cominciare dagli anni 50, 50-60, sono stati anni di grande effervescenza, l'Italia ha raccolto molte opportunità e le ha in effetti utilizzate molto bene, poi dopo sono cominciati i problemi. Allora, io che mi sono occupata di economia parlerò soprattutto di problemi economici, e che però hanno un versante dietro loro naturalmente anche politico, e quindi verrà fuori anche la responsabilità politica di come le cose sono andate, anche se io mi concentrerò sugli aspetti. Tre sono gli aspetti su cui voglio attirare l'attenzione e inevitabilmente la mia presentazione non potrà che essere breve. Io ho scritto tanto sull'economia italiana, anche su cose recenti. L'ultimo libro che ho pubblicato sull'Italia è del 2018, ma non c'è il Covid, però tutto il resto c'è, e poi non è che il Covid abbia cambiato più di tanto, semmai ha peggiorato alcune delle cose che vi andrò dicendo. E quindi se qualcuno vuole approfondire, poi c'è possibilità di farlo. Allora, vi dicevo, tre aspetti. Il primo, dopo i successi raccolti con il miracolo economico, sono troppi anni che l'Italia vive di bonus, di sussidi, di pensioni, di redditi vari non ottenuti attraverso il lavoro, ossia vive di bilancio dello Stato, con una contraddizione pesantissima che è la seguente: se un paese vive di bilancio dello Stato, bisogna che questo bilancio sia consistente, e invece non facciamo che sentire già tempo addietro, ma ancora più di questi tempi, che chiunque va al potere dice tagliamo le tasse. Non si capisce come un bilancio dello Stato possa stare in piedi avendo l'obiettivo di aumentare sussidi, bonus, eccetera, eccetera, senza aumentare le tasse, anzi addirittura diminuendo le tasse. E allora che cosa succede? Beh, è più che evidente quello che succede. Finché è possibile, si aumenta il debito pubblico. Ora qui un piccolo percorso di storia, no? Quando è cominciata ad avvenire questa cosa? Questa cosa è cominciata ad avvenire in maniera pesante dopo la crisi famosa crisi petrolifera del 73, ma soprattutto negli anni 80, quando
si è introdotto interamente già alla fine degli anni 70, per la verità, il cosiddetto welfare state in Italia, che mancava precedentemente, ma ritenendo di aumentare le tasse, e inevitabilmente aumentando la spesa pubblica. Io ho avuto un sacco di tesi su questo, ma ormai lo dico non che sassi che è avvenuto così negli anni 80, no? Aumentando la spesa per welfare, nessuno pensò. Visentini ci provò, ma senza andare molto distanti, cominciò da lì. E poi da lì che cosa è successo? Dopo è successo che abbiamo avuto tanti accordi con l'Europa perché i paesi non si comportassero in questo modo. E quindi, in primo luogo, l'Italia non lo fece e allora venne cacciata dall'euro. Dopodiché abbiamo avuto dei governi tecnici che hanno cercato di aumentare le tasse, ma non più di tanto. Hanno cercato di alzare le privatizzazioni per incamerare soldi, sempre allo scopo appunto di mantenere tutti questi sussidi, eccetera, eccetera. E comunque il debito pubblico non è mai andato via da allora. E dunque, sappiamo tutti cosa è avvenuto negli ultimi tempi, no? Dopo sono venute fuori delle crisi, quelle del 2008, la necessità di salvare l'euro e chi più ne ha più ne metta, e l'obbligo di non aumentare più il debito pubblico. Quindi, se non si aumentano le tasse, se non può aumentare il debito pubblico e se si continua a vivere di sussidi, voi ditemi voi come un paese se la potrà cavare in questo modo. Quindi il primo grande responsabile è quest'idea che si possa vivere di bilancio dello Stato. Il secondo grande problema sono i professori di economia e di management. Allora, io ne ho avuti tanti di questi colleghi e tutte le volte che li incontro e li incontravo, non manco mai di dire: l'Italia non diventerà mai l'America, ma questi non se ne vogliono rendere conto e continuano a insegnare all'università teorie economiche e teorie di management che magari vanno bene per gli Stati Uniti, ho i miei dubbi che vadano bene anche per gli Stati Uniti. Comunque, loro ci sono abituati, se non altro, nel senso che sono decenni che vanno avanti così. E mentre invece noi dovremmo fare delle riforme che ci portino verso quel modello. Allora, l'Italia non potrà mai diventare gli Stati Uniti, meno male, dico io, perché non mi piacerebbe vivere in quel paese, nonostante abbia insegnato per 50 anni in un'università americana. No. Però, indipendentemente dai miei desideri, è impossibile. Allora, bisognerebbe darsi un principio, che il tessuto imprenditoriale italiano non si può conformare a quel tipo di teorie e invece di perdere il loro tempo e anche di sviare gli studenti e anche di sviare i politici ad andare in direzioni che sono delle direzioni impossibili da portare alla meta, no? Si rendessero conto invece che bisognerebbe studiare meglio il tessuto imprenditoriale italiano, il tessuto economico italiano, e cercare di sviluppare delle teorie, dei modelli e degli approcci che si adattino e che cerchino di migliorare quello che sono le cose che gli italiani sanno fare meglio. Io non ho solamente il tempo, mi piacerebbe stare qui con voi a discutere di cosa gli italiani sanno fare meglio, però non è il momento, ma comunque quello. E al momento non ci siamo ancora, no. Il nostro, diciamo, modello internazionale di scuola di management, che è la Bocconi, è ancora ferma lì, a dispetto di qualche singolo professore che magari ogni tanto dice qualcosa di diverso, ma che lo tacitano appena è possibile. Quindi, secondo problema, abbiamo un'elite che è sfasata rispetto al paese, perché prende modelli che non si adattano, non si adatteranno mai a un paese come l'Italia. Ecco, qui avrei molte cose da dire. E vengo al terzo punto. Allora, vi dicevo prima che mi piacerebbe discutere con voi qual è il talento dell'Italia, però qualcosa lo devo dire comunque. Il talento dell'Italia è costruire piccole e medie imprese.
In particolare le medie imprese sono quelle che gli riescono meglio. Il famoso quarto capitalismo, non so quanti di voi ne hanno sentito parlare di quarto capitalismo, uno dice ma perché quarto? E beh, perché dal punto di vista cronologico è venuto dopo il primo, che è il capitalismo, il secondo, che è quello di Stato, il terzo, che è quello dei famosi distretti industriali, che adesso mostrano un po' la corda, e il quarto, che è quello delle medie imprese. Medie imprese che hanno la capacità di internazionalizzarsi, ma d'altra parte però hanno delle radici molto italiane, in generale sono gestiti da famiglie, un'offesa quando si dice a un professore di management che un'impresa è gestita da una famiglia, no? Perché non esiste, c'è la corporation, i manager, il CEO e quelli lì sono quelli che fanno il meglio al mondo, no? E invece la famiglia poverina è destinata a fare delle cose che non funzionano, e invece funzionano. Attualmente ci sono i loro problemi, ma appunto bisogna studiare questi problemi per cercare di risolvere questi problemi e non i problemi del CEO che in Italia, insomma, li contate quanti sono i CEO. Allora, questo tessuto di piccole e medie imprese non è stato coltivato. Sempre, perché ecco perché ho parlato prima di questo di questa impostazione inadatta a un paese come l'Italia dell'economia e degli economisti e degli professori di management, non è stato coltivato e è sopravvissuto come poteva, cioè no, senza teoria in realtà, no? Senza un supporto culturale importante, perché possono essere migliorate le imprese italiane, altro che, ma non potete andare da Brembo a dirgli tu mi diventi Amazon, perché non c'è verso. Però potreste dire a Brembo, beh, ma perché non fai questo, non fai quello, che la cosa potrebbe andare ancora meglio di quanto non vada. Sicuramente le imprese di quarto capitalismo sono fra le più di successo in Italia, hanno degli ottimi profitti, eccetera, eccetera, però si può sempre migliorare, soprattutto moltiplicarsi, perché comunque sono troppo poche rispetto al tessuto italiano. E quando le piccole imprese sono trascinate da queste imprese di quarto capitalismo, funzionano anche loro, ma a volte invece sono lasciate isolate e niente, poco più che artigianato, ecco, industriale di qualche tipo. E quindi, che cosa è successo? Che non avendo coltivato questo che è la vera struttura dell'imprenditorialità italiana, e questi qui non hanno migliorato le loro performance e quindi cercano di stare in esistenza pagando bassi salari. Allora, voi sapete che tutto il mondo naturalmente cerca di esportare pagando bassi salari, però è una strategia che non può andare di lungo. E soprattutto poi in un paese che ha le tradizioni europee, eccetera, eccetera, di sindacati, e più ne ha più ne me. No. E dunque è una strategia di brevissimo periodo. Adesso è venuto fuori il salario minimo, che è una specie di pezza, no? Che si mette così, quando i buoi sono scappati, ecco, si cerca magari di farci qualcosina con il salario minimo. Ma il salario minimo, paradossalmente, farà chiudere tutte quelle imprese che vivono sui 5 euro all'ora, no? E però da sé, di suo, non riuscirà a produrre imprese che invece riescono a pagare ben più di 9 euro all'ora. Perché ci vuole un intervento, ci vuole una capacità di capire come transitare quelle imprese che sopravvivono soltanto sui bassi salari, invece ad imprese capaci di stare sull'estero. Allora, finisco dicendo questa cosa, che se voi sentite tutte le discussioni politiche di oggi sono su come tirare il bilancio. Tiro un po' di qui, lo tiro un po' di là, no? Una coperta ovviamente corta perché poi si vogliono tagliare le tasse, come dicevo, e quindi il risultato è quello che è. Ma non si sente nessuno che dica mettiamo qualcuno a farci un bel progetto di come transitare quelle piccole imprese che pagano
5 euro all'ora, 4 euro all'ora, a imprese invece decenti, dove il lavoro è decente, dove le persone sono coltivate, eccetera, eccetera. Avete mai sentito qualcuno che dica, mettiamo qualcuno a lavorare? L'ultima cosa che dico è questo. L'Unione Europea si è ricordata che siamo in acque difficili, anche a livello internazionale, certamente non solo a livello italiano, e per fare uno scatto, come dire, di orgoglio, ha chiamato Draghi e gli ha dato questo compito, esattamente questo compito. Esattamente questo compito. Potevamo forse chiamarlo noi prima Draghi, vabbè, meno male che non lo abbiamo fatto, perché così è in Europa, mi sta bene così. Ma forse c'è qualcun altro oltre a Draghi in giro, non c'è mica soltanto Draghi, voglio dire. No, ma avete mai sentito un partito politico, un governo che dica mettiamo qualcuno a lavorare su un piano per migliorare la nostra competitività? No, si litigano, diamo un soldino in più a questo, diamo un soldino più a quell'altro, e così il paese sicuramente non riuscirà a trarsi d'impiccio dai problemi che ha attualmente. Zamani ci ha ricordato l'origine dell'impennata del debito pubblico, che è nella vortice che si è aperta a un certo momento fra entrate e uscite, che io forse anticiperei agli anni 70, però più che agli anni 80. Poi negli anni 80 c'è stato. L'hanno fatto perché c'è la generazione. Finché c'è la generazione non si ha tanti dati. Perché è nel momento in cui l'Italia nel 1982 ha fatto il divorzio con la Banca d'Italia, appunto, che si è aperto il banco, perché l'inflazione non andava più il debito pubblico, cioè il pagamento e il debito pubblico sempre Sì, c'è stata anche l'impennata delle tasse nazionali provocata dalla politica della Federal Reserve, che combatteva l'inflazione americana, combatteva tutti quei problemi lì, in Italia. Il risultato ovviamente è stato quello lì, e ha costretto poi dal 92 in poi, cioè da dopo la crisi della lira e dello SMEC, non solo della lira, perché voglio ricordare che lo SMEC era il predecessore, diciamo così, dell'euro, questo accordo di cambio tra le monete europee, nel 92 si sfasciò completamente, perché per prime uscirono dallo SMEC la lira, la sterlina prima della lira, poi la lira e anche la peseta spagnola e poi anche altre monete, insomma. E quindi praticamente poi dopo un certo tempo la banda di oscillazione possibile fra le varie monete dello SME fu portata a più o meno 15%, il che significa che non esiste più, diciamo, un accordo di cambio, perché quando le monete possono oscillare del 30% è come se l'accordo non ci fosse. L'altra cosa che ha sottolineato la professoressa Zamagni è la responsabilità dell'elite in questo processo, delle elite economiche, ma anche delle elite politiche che gli hanno dato retta, insomma, no? E dell'elite proprio ci parla Lucio Baccaro, che oggi è direttore del Max Planck Institute per le Scienze Sociali. Ma prima di questo insegnava a Ginevra, insegnava sociologia a Ginevra, ma prima ancora era stato all'MIT, dove aveva preso un dottorato in economia, e prima ancora era stato all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi è un sociologo, è un sociologo economista, diciamo, e questi temi li frequenta assiduamente. Prego. Innanzitutto grazie per l'invito. Io ho preparato una presentazione, mi hanno detto che mi prevedete di parlare per circa 30 minuti, eventualmente lo possiamo dare a 30. Come se tu al
Allora, una presentazione su tre temi che sono correlati. La prima è una spiegazione della stagnazione italiana che la ricollega strettamente al fallimento della strategia del vincolo esterno. Usi una spiegazione parecchio diversa da quella che ha in mente la professoressa Zamagni. Poi c'è la seconda parte della presentazione su come le elite italiane spiegano il declino. Stiamo conducendo questa ricerca, stiamo facendo interviste a vari personaggi apicali. E la terza parte è invece di sociologia elettorale, come quali sono le domande che vengono dagli elettori e cosa significa oggi votare per la destra o votare per la sinistra. Quindi eventualmente mi posso fermare dopo la prima parte e poi eventualmente faccio la seconda, poi se sì, o forse poi andare in chiesa da oltre, posso fare questa. Benissimo, allora io direi di cominciare con alcuni numeri. Poi si sposta su un po'. And for now, sento un dubbio, se vuoi credo non mi muore, e va. Se non mi riesco, avendo detto posso fare così. So, vedi. Poi ci vuoi venire, te lo dico. Ti usi di nuovo? Dai. Perfetto. Inizio a telefonare i numeri rapidamente. Primo andamento del reddito pro capite e prezzi costati, quindi il reddito reale in Italia rispetto agli Stati Uniti, e alla Germania e agli altri paesi dell'Unione Europea, quindi gli altri 14 paesi. Giusto per dire che l'Italia è un caso di successo, cioè riduce i divari sia nei confronti degli Stati Uniti, sia nei confronti della Germania. Il divario non c'è mai stato nei confronti della media europea, si emerge successivamente fino approssimativamente agli anni 90. Quindi se c'è un declino non è un declino che comincia negli anni 70, perlomeno se si guarda questi numeri, c'è un declino molto fermato, è un declino che comincia intorno agli anni 90. Se guardate la curva rossa, che è quella della Germania, l'Italia tiene il passo della Germania più a lungo, fino alla metà di tempo. Perché? Perché la Germania è un malato, questo qui. Poi successivamente, il paese, rispetto a altro grafico, la produttività del lavoro. Questa è la produttività del lavoro del settore manifatturiero. Tra il 1975 e il 2007, cioè mi interessa il periodo precedente alla crisi finanziaria. La produttività del lavoro italiano aumenta allo stesso ritmo, anzi più rapidamente, di Francia e Germania fino al 1995. Poi vedete la curva Q e schiave, le curve di Francia e Germania continuano con il tempo. Questo altro grafico che mi interessa, i salari. Questi sono i salari reali per dal 1991 per il 2020. Guardate la curva blu, la curva blu italiana è piatta. Non c'è, c'è un decennio perso, non ce ne sono due, ce ne sono tre. I salari reali italiani non sono cresciuti affatto. I salari tedeschi sono cresciuti un po', i salari francesi un po' di più. Comunque i paesi della zona euro hanno salari che crescono meno di altri. I paesi, i salari di Svezia, di Regno Unito e degli Stati Uniti crescono molto più. Quello che mi interessa è che un paese in cui i salari non crescono per niente per 30 anni non può non considerarsi un paese che sta la spiegazione più comune di questa situazione, sia nei circoli giornalistici che nei circoli accademici, è che l'Italia ha fatto delle riforme. L'economia internazionale è cambiata, è necessario liberalizzare radicalmente l'economia, l'Italia
Qualche anno fa, con un collega di Berna che si chiama Klaus Amangeau e con un gruppo di giovani ricercatori, abbiamo fatto un lavoro certo simile. Cioè, abbiamo contato tutte le riforme, una serie di campi, di policy, di 14 paesi fra il 1980 e il 2013. E i risultati sono qua. Cioè, e non è affatto vero che l'Italia non aveva fatto le riforme. L'Italia ha fatto più riforme liberalizzatrici di tutti, tranne la Grecia. La Grecia, vedete, questa colonna. E la Grecia ne ha fatte più dell'Italia perché si considera il periodo successivo alla crisi. Fra il 1992 e il 2007 l'Italia è quella che ha fatto quantitativamente più riforme liberalizzatrici. Ne ha fatte sicuramente di più di Germania e di Francia. Ora si può dire che queste riforme non sono state successivamente sufficientemente incisive, però a livello quantitativo si sono fatte tantissime riforme di liberalizzatrici e, come dirò successivamente, il problema è probabilmente in questo tipo di riforme. Allora, qual è la mia spiegazione? Molto brevemente, l'abbiamo scritto in un articolo con Massimo D'Antoni che si intitola Tying Your Hands and Getting Stuck. Legarsi le mani e rimanere bloccati. Il problema è che l'Italia, a partire dalla fine degli anni 70, ha utilizzato come faro guida della sua politica economica la strategia del vincolo esterno, che comporta la liberalizzazione forzata dell'economia, forzata perché il paese è in riottozzo e sulle forze popolari, sia i comunisti che i democristiani, non andavano economia di mercato, la liberalizzazione è fatta in maniera forzosa, limitando scientemente la possibilità per i governi di fare politiche economiche discrezionali. Molto in breve, questa strategia ha due effetti, ha effetti dal lato di domanda e effetti dal lato dell'offerta. Dal lato della domanda, quello che succede è che il modello di crescita italiano è sostanzialmente il modello di crescita tirato dai salari, in cui i salari e quindi la domanda interna sono molto importanti, tutti i volani potenziali di crescita vengono compressi o bloccati. I salari, l'abbiamo visto, sono bianchi. E quindi la domanda interna non cresce sufficientemente. La spesa pubblica è compressa dai vari vincoli che sono state introdotte, le esportazioni vengono penalizzate dall'apprezzamento del tasso di cambio reale e gli investimenti sono in gran parte endogeni, cioè gli investimenti ci sono se c'è una prospettiva di crescita della domanda. Se la crescita della prospettiva di crescita della domanda non c'è, gli investimenti vengono. Altra cosa importante, l'Italia entra in questo regime di cambi super fissi che è l'euro, con un alto livello di debito, circa il 120%, che sarebbe stato gestibile politicamente ed economicamente ad una condizione, che il tasso di crescita dell'economia fosse più elevato del tasso di interesse pagato dal suo sviluppo. Questo non si verifica quasi mai. In tutti questi anni si è verificato in uno o due anni, quindi questo, ed è un caso unico l'Italia, perché tutti gli altri paesi, il tasso di crescita è superiore al tasso di interesse. Questo significa che l'Italia è costretta costantemente a fare delle correzioni di bilancio che hanno degli effetti negativi sulla crescita, scatenando un circolo vizioso. Gli effetti di offerta ce ne sono vari, penso che altri in questo panel ne parleranno, ma voglio brevemente parlare degli effetti perversi delle riforme nell'OCM. Ce ne sono state tante a partire dal 1995. L'idea è di rendere più efficace l'allocazione del fattore lavoro, quindi di aumentare la produttività. In realtà quello che si verifica è che si aumenta l'intensità occupazionale della crescita, il che significa che a parità di crescita bassa l'impatto sull'occupazione aumenta. Forse ricorderete che un grande successo del governo Berlusconi fu un momento in cui la crescita era molto bassa, fu quello di abbassare il tasso di disoccupazione fino a circa il 6%.
Quindi l'aumento dell'intensità occupazionale della crescita significa sostanzialmente riduzione della produttività del lavoro. Vengono creati posti di lavoro a bassa produttività, ma anche a basse tutele, il che implica un aumento della precarietà. Inoltre, il fatto che il fattore lavoro fosse poco caro, poco costoso, limita gli incentivi all'innovazione per il paese e anche gli incentivi agli investimenti. Il vincolo esterno non è una peculiarità dell'Italia. Il vincolo esterno è un esempio, forse estremo, di un movimento transnazionale che è quello dell'emersione di una forma di neoliberismo o neoliberalismo opportunista. E qua vi rifaccio ad analisi di Michael Wilkinson, Chris Bickerton e Wolfgang Strick, che è stato il mio predecessore, cioè degli autori britannici molto critici nei confronti, soprattutto nei confronti del neoliberismo. Che cos'è il neoliberismo autoritario? La caratteristica del neoliberalismo è l'idea che l'economia si deve costituire come sfera autonoma. Ma questo non avviene spontaneamente, richiede l'intervento attivo e la vigilanza dello Stato. Quindi lo Stato deve permettere all'economia di autocostituirsi come sfera autonoma, impedendo alla società di interferire con i suoi meccanismi. Quindi lo Stato del neoliberalismo autoritario è contemporaneamente forte e debole, è debole, debolissimo, arrendevole nei confronti della sfera economica, a cui viene consentito di autoregolarsi, ma è estremamente forte nei confronti della società e quindi tendenzialmente autorità. Bisogna bloccare il movimento bolaniano, per quelli di voi che conoscono Polanyi, cioè la tendenza della società a proteggersi da un'economia di mercato. E la strategia utilizzata è limitare le sfere di intervento, impedire che la politica possa occuparsi dell'economia. Come? Trasferendo le materie a un livello che è irraggiungibile, non è attingibile dai decisori pubblici. Quindi affidare la politica economica ad organizzazioni internazionali può attenuarsi. Da questo punto di vista, l'Unione Europea e soprattutto la zona euro sono l'istituzionalizzazione di questa forma di neoliberalismo autoritario. Molto brevemente, è impossibile condurre una politica monetaria autonoma, c'è una forte limitazione all'autonomia fiscale, soprattutto per un paese ad altissimo debito e a basso di crescita come l'Italia, e c'è anche una penalizzazione della politica industriale attraverso la tutela della concorrenza e la politica degli aiuti di Stato. Ma ci sono conseguenze anche sulla sfera pubblica. Se la politica economica non è più agibile, se non si può più differenziarsi in termini di offerta politica sulla base degli interessi delle classi, la politica e la competizione politica si svolge tutta ed esclusivamente sull'asse dei valori. E se mi farai arrivare nella terza parte di questa, cioè sul fatto che alcune forze politiche si caratterizzano come progressiste dal punto di vista dei valori ed altre come conservatrici o transizioni. Allora, come cambiare rotta? Innanzitutto bisogna prendere atto di questa situazione, che la politica del vincolo esterno è stata un fallimento. E non c'è assolutamente questa consapevolezza. E in secondo luogo bisogna fare sostanzialmente il contrario di quello che si è fatto che fino adesso. Bisogna rendere più difficile e costoso il ricorso al lavoro precario, aumentare i salari, far ripartire gli investimenti pubblici, investire in istruzione e sanità, rilanciare il ruolo del settore pubblico. Ecco. Allora, questo non è un programma di sinistra anticapitalista, questo è un programma di migliorismo socialdemocratico. Però anche questo programma, e di questo bisogna essere consapevoli, anche questo programma, che io chiamerei minimalista, è impossibile da realizzare senza entrare in conflitto con i vincoli.
Allora, perché è così difficile, soprattutto per la sinistra, acquisire un atteggiamento critico, che non significa necessariamente uscita dal nevolo, è una cosa che non si è mai verificata, un atteggiamento critico, consapevolezza intellettuale, perché la sinistra è internazionalista e questo internazionalismo paradossalmente la fa diventare una fiera o fedele scudiera di questa istituzionalizzazione del neoliberalismo. Cito le parole di Wolkenstein, che mi sembrano molto efficaci. L'uso dell'internazionalismo di sinistra per l'esautorazione della sinistra è un metodo particolarmente ironico e paradossale per de-democratizzare un'economia politica capitalista, soprattutto se utilizzato dalla sinistra stessa. Questa è la prima parte. Se vuoi adesso continui. Allora, questa analisi l'ho svolto molto brevemente, non è affatto condivisa dagli elite italiani. È veramente un'analisi marginale. Forse c'è qualcuno in questo gruppo di nicchia che la condivide, se diremo, ma è assolutamente marginale. Perché dico questo? Perché sto conducendo una ricerca insieme con una collega dell'Università di Bologna, si chiama Arianna Tassinari, in cui cerchiamo di ricostruire le mappe mentali degli identitari. Quindi intervistiamo personaggi con posizioni apicali della politica, del sindacato, delle associazioni imprenditoriali, delle istituzioni, agenzie pubbliche, esperti e in alcuni casi anche personalità dei media. Abbiamo fatto circa 40 interviste con un numero considerevole, perché non è facile raggiungere queste persone, e facciamo sempre tre domande. Come spiega la stagnazione economica italiana? Quale ruolo ha avuto la moneta unica, se ne ha avuto uno? E cosa bisognerebbe fare per cambiare? Queste sono le tre domande. Adesso vi faccio vedere le tre mappe mentali che vengono. La mappa più comune è quella di circa due terzi del campione, è che i problemi italiani sono problemi di offerta. Tra i problemi di offerta viene citato quasi sempre la piccola dimensione di scala delle aziende italiane. Il campione si riferisce a cosa? Campione sono gli intervistati. E gli intervistati, cioè un campione... Non è un campione casuale. Ah. Abbiamo creato un registro di tutte le istituzioni, abbiamo mandato delle lettere alla personalità, al presidente, eccetera, eccetera. Qualche volta abbiamo intervistato il presidente, altre volte il presidente o chi per lui, il CEO, ci ha indicato qualcun altro con cui parlare. Nel caso dei partiti politici abbiamo cercato di parlare con i responsabili economici. In alcuni casi abbiamo parlato con ministri attuali o passati. Quindi aziende? No, aziende no, associazioni imprenditoriali, sindacali, poi enti pubblici, Banca d'Italia, Corte dei Conti, CNEL, eccetera, eccetera, partiti politici. Non siamo riusciti a intervistare tutti fino adesso, diciamo, non è facile fare questo tipo di ricerca. Facciamo sempre le stesse domande e poi abbiamo codificato per ricostruire le mappe. Questa è la mappa mentale più rappresentativa. Il problema dell'Italia è un problema di offerta. Piccola dimensione, invecchiamento demografico, arretratezza del mezzogiorno, basso capitale sociale, eccetera, eccetera. La lista è molto lunga. Si combina con una qualità tradizionalmente bassa dell'amministrazione pubblica, conducendo a una bassa crescita della produttività, che significa stagnazione. Questa è la mappa mentale più diffusa. Non c'è nulla sull'offerta, nulla sul vincolo esterno. Quando facciamo la domanda sul vincolo esterno, la risposta è che il vincolo esterno non solo non è stato un fattore negativo, ma è stato un fattore positivo, perché ha costretto, spinto a fare delle riforme che altrimenti il paese non avrebbe fatto, non è stato sufficiente. Poi gli chiediamo, ma che cosa bisognerebbe fare? Ah, ci vuole più vincolo esterno, e il PNRR che è bellissimo perché è un vincolo esterno 2.0, ti chiedono di fare riforme strutturali, ma ci diranno i denari per farle.
Cioè, c'è l'idea di fondo che questo paese non è capace di governarsi autonomamente, ha bisogno di corsetti esterni. E questo è molto radicale, molto diffuso. Spiegazione mista, un terzo dei campioni. Questi sono soprattutto personalità legate alla sinistra economica popoli. Se voi guardate questo grafico, che è complesso, vedete che il cuore del grafico è quello precedente. La spiegazione offertista, problemi di offerta, bassa qualità dell'amministrazione, bassa crescita della produttività, ma ci sono altre variabili in conto. Per esempio, sono di natura dal lato della domanda. Il basso livello di spesa pubblica e di investimenti pubblici ha condizionato, ha influenzato negativamente l'offerta aggregata e il quadro fiscale descrittivo dell'Unione Monetaria Europea ha condotto alla smutazione interna, sopprimendo la domanda interna, e quindi questi sono fattori addizionali che condizionano. Però anche qui il vincolo esterno non è sostanzialmente assolto, non è il principale colpevole, e questi fattori intervengono non subito. Ricordate, la stagnazione è cominciata negli anni 90. Intervengono dopo la crisi finanziaria e la crisi del debito soprattutto. E poi c'è una persona di questo campione che ci ha dato questa spiegazione del tutto diversa. Ha detto il problema è stato l'ingresso nell'euro, che ha portato alla soppressione di varie componenti di domanda, direttamente la domanda estera, dovuta alla perdita di competitività, e indirettamente anche la domanda interna attraverso la compressione della spesa pubblica e i bassi livelli di investimenti. La soppressione della domanda aggregata incide negativamente sulla crescita della produttività, questo qui letteratura di economia e dell'Odosso si chiama meccanismo di Kaldor-Schwedhorn, e c'è come esito la scarsa iniziale, ma questa è una persona. In generale, comunque non è assolutamente rappresentativa questa posizione neanche all'interno della parte politica di riferimento. Sul ruolo dell'euro, l'euro ha avuto una funzione positiva per quasi tutti, sia come scudo, sia come stimolo. Come scudo perché ha stabilizzato e ridotto i tassi di interesse, ha stabilizzato e ridotto il tasso di inflazione, ha stabilizzato il tasso di cambio, ha protetto dalla speculazione finanziaria in momenti di crisi. Questa veramente mi sembra eccessivo. Fantastico. L'euro è anche uno stimolo perché rende impossibile varare le valutazioni sulle valutazioni competitive, costringe le imprese a innovare e orientarsi verso i mercati esteri, induce a liberalizzare settori chiave e abbandonare politiche protezionistiche, fornisce l'impulso alle riforme strutturali, induce la disciplina fiscale che frena l'accumulo del debito. Alcuni brani di interviste sono interessanti, posso? Questo è un sindacalista. Ecco, un ulteriore elemento positivo è stato invece di carattere protettivo. Noi abbiamo avuto parecchi shock interni molto pesanti che hanno riguardato i settori industriali, grandi imprese, come la citazione da Parmalat, che avevano una quota così stessa nel PIL, che senza la protezione dell'euro avrebbero determinato situazioni nel nostro paese, escalation negative, che invece l'ombrello della moneta unica ha assolutamente mitigato e protetto. I detrattori dell'euro non fanno nemmeno bene i conti, io vedo solo aspetti positivi. Questo è un politico, un paese che dal 1992 era avviato verso la bancarotta, verso la crisi finanziaria inarrestabile, agganciandosi alla quinta politica di fatto recupera un enorme spazio fiscale, abbatte il deficit, il debito su un sentiero discendente, supera la crisi finanziaria dell'inizio degli anni 90, utilizzando a proprio vantaggio l'aggancio dell'Unione Monetaria. Questo è un grande vantaggio. Un altro politico, abbiamo avuto una riduzione significativa del debito pubblico, e poi noi siamo arrivati al punto che vuol dire che sono state assunte durante la crisi grossa del 2008, che abbiamo avuto uno scudo con le politiche monetarie intraprese dalla Banca Centrale Europea. Ora qua bisogna aprire una parentesi, lo scudo è arrivato molti anni dopo, sicuramente non nel 2008 e nel 2010 e nel 2011, cosa che non avrebbero potuto fare se fossimo stati un singolo paese.
finisco, questo è un esperto di organizzazione pubblica, molto importante di Italia. Se fossimo stati fuori dall'euro, saremmo stati travolti da altri crisi monetari e del debito pubblico ancora più pesanti di quelle in cui siamo passati. L'Europa ci ha protetto, l'euro ci ha protetto in questo contesto. I problemi strutturali dell'economia italiana non hanno nulla a che con le sue. Quindi, credo che sia l'ultima fase, cioè l'analisi che io ho fatto. La stagnazione imperiale è legata al sfavorimento della strategia del vincolo esterno, non è assolutamente convinta dai fedi. Ed è una, ed è un consenso trasversale che è soprattutto quasi universale nelle organizzazioni economiche, sia sindacali che imprenditori. Meno male, la professoressa Zotta dice, ma quindi anche io lo dico, meno male. Esperti di questi problemi che sono Pasquale Tridico e Nunzia Catalfano, ma prima di dare la parola a loro la darei invece a Gennaro Zezza per un'altra che ci può parlare di un altro aggancio a quello che diceva Lucio Baccaro. Cioè il cambiamento, anche lui parlava di problemi dell'elite, e elite che a un certo punto della storia si sono tutte convertite a una sorta di ideologia unica, quella neoliberista, che però non è granitica, diciamo, a varie interpretazioni. E forse Gennaro Zetta che insegna economia politica Cassino, che si occupa di modelli econometrici, distribuzione del reddito, economia globale, forse ci può portare a vedere lo sviluppo di queste ideologie. Sì, grazie per l'invito. Questo penso sia acceso. Sì, non posso per la registrazione, questo invece per la sala. Anche io, come Baccaro, non condivido l'interpretazione della professoressa Zamagni sulle origini del disfacimento dell'Italia, mentre condivido molte delle cose che Baccaro ha detto nella prima parte, mentre le opinioni degli esperti, spesso gli esperti non sono esperti in economia, e diciamo, ripetono cose che sono appunto diventate un sentire comune, anche se non sono fondate su alcuna evidenza dei dati. Per come la vedo io, la stagnazione dell'economia italiana è iniziata negli anni 80 e appunto collegata alla vittoria di quello che ora chiamiamo neoliberalismo, che è iniziato con il governo della signora Thatcher nel Regno Unito e di Ronald Reagan negli Stati Uniti, e che ha avuto diverse declinazioni, ma in linea generale l'idea, come già detto da Baccaro, è che bisogna lasciare spazio all'economia, evitare interventi del governo nel funzionamento dei mercati, e la motivazione su cui secondo me c'è ancora poca discussione è che nei due decenni precedenti, cioè negli anni 50 e negli anni 60,
Invece i governi, soprattutto in Europa, avevano avuto un ruolo importante per stimolare le economie e le economie erano cresciute molto con una forte crescita anche relativa del mondo del lavoro rispetto ai profitti e al mondo del capitale. Quindi alla fine degli anni 70, a mio avviso, c'era stato forse un eccesso di sinistra in Europa, un eccesso di riduzione della diversificazione dei salari che ha portato una parte degli elettori a spostarsi su posizioni più conservatrici, a voler tornare indietro e quindi a votare la Thatcher per smantellare i sindacati, a votare Reagan negli Stati Uniti. E una delle declinazioni appunto di questa teoria era che bisognava interrompere l'intervento pubblico in economia e ridurre la pressione fiscale. La pressione fiscale anche negli Stati Uniti, quando lo chiedo ai miei studenti qual è l'aliquota di tasse che negli anni 70 pagavano i milionari americani, tutti restano allibiti dal sapere che era superiore al 70%. Oggi proporre un'aliquota, dico non in Russia o nell'Unione Sovietica, negli Stati Uniti era oltre il 70%. Oggi pensare di mettere un'aliquota marginale sui miliardari del 70% è un'eresia, per cui diciamo si viene stigmatizzati. Quindi questo è stato uno dei primi aspetti, l'altro è stato questo fermare l'intervento pubblico e poi cose di cui già ha parlato Baccaro, in particolare dare autonomia alla banca centrale e staccarla dal potere politico. Quindi quello che è avvenuto in Italia all'inizio, proprio negli anni Ottanta, è un fenomeno già menzionato da Carlo Clericetti, con l'autonomia della Banca d'Italia rispetto al governo, i tassi di interesse salirono oltre il tasso di crescita dell'economia e c'è una semplice relazione matematica che dice che se il tasso di interesse supera il tasso di crescita, il rapporto tra il debito e il PIL aumenterà e quindi inevitabilmente, da che il rapporto debito-PIL era rimasto abbastanza stabile negli anni 60 e 70, pur in presenza di una forte spesa pubblica, negli anni 80 questo rapporto inizia ad aumentare senza controllo, ma non tanto, come diceva la professoressa Zamagni, perché si adottano politiche di sussidio, quanto appunto per il forte aumento della quota degli interessi sulla spesa pubblica complessiva. E questo neoliberalismo prometteva miracoli, ovviamente, cioè gli elettori inglesi e americani non hanno votato la Thatcher e Reagan perché, diciamo, per motivi puramente ideologici, ma perché gli veniva loro promesso un forte aumento della crescita con la cosiddetta trickle-down economics, cioè l'idea che se io taglio le tasse ai più ricchi, siccome i più ricchi sono anche gli imprenditori, avranno più liquidità per fare investimenti, creeranno posti di lavoro, quindi questo aumento della ricchezza e del reddito dei più ricchi trascina sulle classi inferiori, sulle classi medie e le classi lavoratrici, creando ricchezza diffusa. Ora, sono quasi 40 anni, se non faccio male i calcoli, che queste teorie sono state portate avanti, sono 40 anni che vengono negate dai fatti. Dove hanno attuato queste politiche, non c'è stata nessuna trascinazione, c'è stato un forte aumento della concentrazione dei redditi e della ricchezza. Quindi sono politiche fallimentari che però alcuni politici anche in Italia continuano a proporre al loro elettorato e continuano a essere votati per questo. Ora, non si può però dare al neoliberalismo tutte le colpe della crisi italiana, perché il neoliberalismo non è stato adottato solo in Italia, appunto ha ispirato la costruzione europea. Lo statuto della Banca Centrale Europea è intriso di neoliberalismo quando prevede che non ci siano altre istituzioni economiche nell'Unione Europea se non la Banca Centrale
e quando prevede poi nel trattato di Maastricht che i governi non possano aumentare discrezionalmente la spesa o il debito oltre certi limiti. Quindi l'ideologia alla base del trattato di Maastricht, dello statuto della BCE, è che se lasciamo fare ai mercati, i mercati ci penseranno loro a eliminare la disoccupazione e a creare benessere per tutti. La BCE deve limitarsi a controllare l'inflazione. Anche questa è una cosa che è stata smentita dopo la crisi del 2007-2009. Quanti anni sono passati? Sono quasi 20 anni e la BCE sono 20 anni che non riesce a ottenere i suoi obiettivi di inflazione. Ciò non di meno, gli economisti che hanno appoggiato queste teorie non hanno ripensamenti, direbbe, ma forse dopo 20 anni che noi abbiamo detto che la Banca Centrale deve far questo, abbiamo visto che non ci riesce, magari la nostra teoria ha qualcosa che non va. No, si continua a ritenere che questa sia la strada giusta. Quindi, come dicevo, questo neoliberalismo sicuramente spiega perché l'Europa ha una crescita inferiore a quella, ad esempio, degli Stati Uniti, dove c'è molta più discrezionalità nella spesa pubblica rispetto a noi, ma non spiega perché l'Italia ha avuto un declino relativamente maggiore di altri paesi europei. E una possibile spiegazione è che quando i governi scelgono questa strada, cioè di lasciare che i mercati si autoregolino e prendano le loro decisioni ottimali, vale la legge del più forte. Quindi i paesi più forti, in particolare la Germania e in misura un po' minore la Francia, hanno avuto mani più libere nel decidere le loro traiettorie di sviluppo. L'Italia era un paese che negli anni '80 aveva una grande industria prevalentemente pubblica. Quando non era pubblica come la Fiat, era pesantemente finanziata dal settore pubblico. Con le privatizzazioni, le grandi imprese italiane che facevano innovazione sono state smembrate, svendute a imprenditori privati che non mi risulta abbiano fatto politiche di investimenti tecnologici, di modernizzazione e quant'altro, ma hanno anche loro aderito alla politica del basso salario. E questa è invece una peculiarità, secondo me, molto italiana rispetto ai nostri grandi partner europei, che spiega non so quale percentuale, ma certamente una parte della stagnazione relativa dell'Italia. E l'altra parte è quella anche accennata del divario territoriale che noi abbiamo tra il Mezzogiorno e il resto del paese. E purtroppo, quando si è deciso di smantellare l'impresa pubblica, le grandi imprese pubbliche collocate nel Mezzogiorno sono pian piano sparite e si è detto: ma il Mezzogiorno deve puntare sul turismo, che è la sua vocazione naturale. Ora, questa è una condanna alla povertà relativa, perché il turismo per sua natura non può espandersi più di tanto, perché i posti per gli ombrelloni sulle spiagge non possono crescere all'infinito e la tecnologia di come accogliere i turisti sulle spiagge non può innovarsi più di tanto. Quindi se un paese punta su un'industria come quella del turismo, che non ha aumenti di produttività e ha dei vincoli sulla capacità di espandersi, si, diciamo, condanna da solo a una bassa crescita e una relativa povertà. Che cosa fare? Il PNRR in realtà affronta questi temi e anche questo divario del Mezzogiorno è affrontato, almeno in teoria, dal PNRR, che destina una quota maggiore delle risorse al Mezzogiorno. Ma, cioè un grosso ma, da molto tempo questi finanziamenti pubblici quasi sempre chiedono un cofinanziamento privato
E quindi se non c'è un'impresa al sud o altrove disposta a cofinanziare l'investimento pubblico, l'investimento pubblico non lo si fa. In aggiunta c'è bisogno di un'amministrazione pubblica che funzioni bene. Ora, la nostra amministrazione pubblica ha da molti anni bloccato il turnover e quindi ha subito un invecchiamento relativo delle posizioni professionali. Non ci sono tanti giovani nella pubblica amministrazione. Ci sono studi che tra l'altro ci dicono che rispetto alla popolazione, per essere alla pari con Francia e Germania, dovremmo assumere fino a 2 milioni di persone nella pubblica amministrazione locali e centrali. Quindi mancano 2 milioni di impiegati pubblici e qualcosina la stanno facendo, ma lo stanno facendo in ritardo. E poiché questo PNRR è un finanziamento, tra l'altro potremmo discutere della parola finanziamento, no? Ci hanno raccontato che sono in parte prestiti ma in gran parte fondo perduto, come se noi non fossimo come paese i contribuenti di questo fondo perduto. Quindi in realtà sono tutti finanziamenti che l'Italia poteva decidere con più autonomia. Però chiusa questa parentesi, questi finanziamenti dureranno 3 anni, quindi possiamo assumere ma per 3 anni. E quindi tutto il settore pubblico ha fatto partire contratti di 3 anni, finiti questi 3 anni, io ho il sospetto che i giovani verranno rimandati a casa e non diventeranno invece il, diciamo, cuore pulsante di una nuova amministrazione pubblica. Quindi avremo bisogno, ma poi spero di poter tornare sull'argomento, avremo bisogno di una inversione di tendenza sia per quanto riguarda lo svecchiamento dell'occupazione nel settore pubblico, in particolare nel mezzogiorno, sia per quanto riguarda la capacità di avere una politica industriale vera e propria. Ora è vero che ci sono dei vincoli dati dagli europei sulla capacità dei governi di finanziare alcune imprese, ma è anche vero che i nostri partner, in particolare i tedeschi, se ne sono sempre infischiati. Uno dei miei coautori è stato ministro in Grecia e quando era ministro è andato ai tavoli europei a discutere, ad esempio, di far nascere una banca degli investimenti pubblica in Grecia e gli hanno detto di no. E lui ha detto, ma voi in Germania ce l'avete, perché in Grecia non la si può fare? E gli hanno risposto, perché noi siamo i tedeschi e voi non siete tedeschi. Grazie. Nella fattoria degli animali di Orwell tutti gli animali sono uguali, ma ce n'è uno che è più uguale degli altri, come ricordiamo. Niente, volevo ricordare che il primo blocco del turnover nella pubblica amministrazione è del 1982, governo Spadolini. E poi hanno proseguito. Passiamo ai problemi del lavoro che sono stati, come dire, evocati da più parti. Vorrei che ne parlasse Nunzia Catalfo, che come ricorderete è stata ministro del lavoro nel governo Conte 2 e in quella veste tra l'altro si è dovuta occupare di situazioni molto spinose come la Whirlpool, l'Ilva, Auchan, Mercatone 1 e chi più ne ha più ne metta. È stata una bella esperienza, insomma. Prego. Grazie, innanzitutto io sono il simpatico intruso perché il panel avrebbe dovuto essere domani, ma molto volentieri partecipo e fra l'altro ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei professori e devo dire che io raccolgo stimolazioni e osservazioni un po' da tutti i vostri interventi. E un po' rapportandolo anche alla mia esperienza da ministro. Io sono stata ministro nominata a settembre del 2019. Il primo decreto di cui mi sono occupata è stato
era un decreto che c'era già in atto, che poi ho modificato con un emendamento governativo che riguardava i rider, quindi ci siamo occupati per la prima volta di tutele verso una categoria di lavoratori che in pratica non esisteva. Insieme a Pasquale Tridico abbiamo riportato in qualche modo all'interno della pubblica amministrazione lavoratori che invece erano stati esternalizzati, quindi frutto di quelle politiche del passato. Ne sono fiera, è una sua idea e io ho accompagnato questo percorso, quindi alcuni lavoratori, migliaia di lavoratori che lavoravano nei call center INPS sono stati internalizzati, quindi spostati all'interno di una agenzia collegata ad INPS, giusto Pasquale? E immediatamente dopo è arrivata la pandemia. Perché vi racconto questo? Perché la prima cosa, l'idea l'avevo anche prima in effetti, però la prima considerazione che voglio fare insieme a voi, quindi, riguarda proprio ciò che ha detto nel suo intervento la professoressa Zamagni. Già avevo quest'idea che in Italia, ancora prima di essere ministro, che in Italia non si studiasse il mercato del lavoro, in modo, a livello ministeriale intendo, che non si studiasse, analizzasse cosa avviene all'interno dei vari settori produttivi. Con la pandemia io ne ho avuto l'esatta conferma. Scoppia la pandemia, era il 23 febbraio del 2020, domenica, non lo posso dimenticare ovviamente, e chiamo le parti sociali e iniziamo questo percorso tutto nuovo, abbiamo inventato tutto insieme anche a Pasquale Tridico. E man mano che passavano le settimane, io volevo conoscere i dati del mercato del lavoro, volevo sapere che cosa stesse succedendo, come stavano le aziende, cosa stava succedendo ai lavoratori. È vero che da una parte, mi sono in qualche modo ho tutelato tutti, perché abbiamo messo una cassa integrazione gratuita per tutti, quindi anche per coloro i quali non l'avevano. E ho preso una decisione molto forte, unica al mondo in quel momento, poi ci ha seguito in parte la Spagna, che è stata quella di bloccare i licenziamenti. È stata una decisione importante. E, però io non sapevo, man mano che la pandemia andava avanti, ci sono stati 3 mesi di chiusura, poi man mano abbiamo fatto le riaperture in sicurezza, i protocolli di sicurezza e tutto, non potevo sapere che cosa in effetti stesse succedendo, cioè se i lavoratori ancora continuavano a lavorare, se le imprese stavano in sofferenza. Non c'era un osservatorio, non c'è ancora, purtroppo. Allora cosa ho fatto? Ho pensato, insieme ai direttori, al Ministero, di... innanzitutto ho pensato di istituirlo, l'osservatorio, e l'ho istituito con non poca difficoltà, perché non era capito e compreso anche all'interno della compagine governativa, non si capiva perché io volessi questo osservatorio. E nel frattempo però io avevo bisogno di dati, volevo capire cosa stesse succedendo, perché le policy si fanno, no? Abbiamo parlato di policy, ma come fai a mettere su una policy se non conosci la fotografia, la realtà? Allora abbiamo fatto una convenzione il Ministero con Banca d'Italia, che aveva degli statistici, perché avevamo bisogno di statistici, e attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, cioè quelle che tutte le imprese fanno per i lavoratori, e aggregando tutti questi dati, sono riuscita a capire che cosa, e ad analizzare che cosa stava avvenendo al mercato del lavoro in Italia, quindi se c'erano settori in sofferenza, perché aggregandoli riuscivamo a capire se c'erano settori in sofferenza, se si stava riprendendo. Ad esempio vedevo che il settore delle costruzioni, anche probabilmente in virtù
delle politiche di investimento aveva comunque continuato ad assumere, quindi non era in sofferenza. Vedevo che determinati settori magari ancora, malgrado tutto, malgrado le riaperture, soffrivano. Ho visto e ho chiamato a settembre del 2020, analizzando i dati, ho chiamato tutto il settore tessile. Ho chiamato l'industria tessile italiana e loro hanno detto: perché ci chiama? E io gli ho spiegato perché dai dati che io verifico so che siete in sofferenza. E confrontandoci loro hanno detto sì, è così. E abbiamo fatto, poi messo su anche una cassa per l'integrazione, diciamo, dedicata. Ma quello era un settore che è andato più in sofferenza con la pandemia, ma era già, soffriva già. E allora la professoressa Zamagni ha ragione, perché non solo si dovrebbe fare un osservatorio, e dovrebbe essere, adesso c'è un rapporto, perché il mio successore purtroppo non ha messo in atto, sapete che poi il governo Conte è caduto, no? C'è stato il governo Draghi, il mio successore non l'ha portato avanti l'osservatorio. C'è un rapporto che per fortuna esiste, che tutti possono guardare, viene pubblicato ogni due mesi sia sul sito del Ministero che sul sito della Banca d'Italia, e da lì si può vedere. Non viene pubblicato più da adesso. Da adesso? Perché chi non lo pubblica? Il Ministero ha chiesto a Banca d'Italia di non pubblicarlo più. Ah bene, questa era una notizia, lei la scriverò alla Calderone pubblicamente, perché allora vuol dire che non hanno proprio capito nulla, scusate. Come si fa a... E quindi c'è stato questo rapporto, arrivo, c'è stato questo rapporto e comunque è stato pubblicato fino ad ora, era bimestrale, poi c'è il report annuale, che è utile per chi governa, perché non puoi pensare di... andare a dormire la sera, avere un bel sogno, una bella idea e la mattina mettere su una norma che non sai che impatto avrà sul mercato del lavoro in Italia o in generale sulle imprese, e quindi è necessario fare lavorare sui dati. Poi ovviamente le decisioni sono politiche anche, è chiaro che ci sono decisioni politiche, ma come fai se non conosci la realtà? Sì. Lei mi sta dicendo che fino al 2019 il Ministero del Lavoro non aveva né un osservatorio, né l'Istat, né Banca d'Italia forniva dati sul lavoro? L'Istat fa indagini a campione, io avevo i dati amministrativi, è diverso. Io avevo i dati amministrativi, ovviamente all'interno il rapporto è bimestrale, ma e poi è stato pubblicato un po' dopo, ma io in quel momento avevo l'esigenza, settimana per settimana, mese per mese, di capire cosa stesse avvenendo. Facevo il protocollo di sicurezza per aprire, no, in sicurezza i luoghi di lavoro, ma ovviamente aprivano man mano e io dovevo sapere chi andava in sofferenza. Quindi io con questa convenzione con la Banca d'Italia, con gli statistici, riuscivo settimana per settimana, avevo i dati e riuscivo a capire qual era l'andamento. Non esisteva prima nulla, ovvio, non l'avrei mai creato. Quindi alla cieca potevi chiedere a ognuno, o qualcuno, sia il CNEL ogni tanto faceva l'osservatorio. C'erano i dati IPS, sì, i dati IPS, però non è aggregato, mentre l'osservatorio che intendevo io, e che se non lo creano a mio avviso è un errore immenso, avrebbe dovuto aggregare i dati IPS, i dati, tutti i dati dell'Unilab, cioè tutti i dati dei lavoratori e delle imprese, e a quel punto tu hai la fotografia, poi decidi, poi il politico decide, ma quella è la fotografia. E manca, professoressa Zamagni ha ragione, tant'è che io cercai di convincere anche il mio collega, che era ministro dello sviluppo economico, allora era Patuanelli, ma lui non lo poté fare perché mancavano gli statistici. Mi disse: Nunzia, non ci sono gli statistici. Io gli dissi: così come io faccio e metto sull'osservatorio, fai la stessa cosa al MISE,
cioè studiamo i settori, che cosa avviene in Italia? Cioè, ho scoperto che il tessile era in sofferenza e loro si stupivano, hanno detto perché ci ha chiamati? Ma questo dovrebbe essere l'ABC, le basi dalle quali partire. Non ci può essere un istituto piuttosto che un altro, piuttosto che un altro ancora, che la mattina si svegliano, diciamo facciamo questa iniziativa, o l'indagine a campione e basta. No, deve essere strutturato. Quindi qualcosa fa il MEF, professoressa, ma non sono in collegamento. Quindi se non analizzi i dati, se non hai l'osservatorio, non sai quello che avviene. Quindi quella è la base dalla quale partire. Poi ovviamente ci sono i vincoli. Diciamo, sono un po' meno d'accordo sulla questione della spesa sul welfare. Quella, a mio avviso, ci deve essere. Poco si è fatto anche in quel caso, perché parliamo di equità anche nelle tasse aumento, diminuzione di tasse, però in Italia si parla tanto di evasione fiscale. L'Italia è un paese di grande evasione fiscale e purtroppo su quel punto, da quel punto di vista si fa poco nulla, quindi magari forse ci sono dei lavoratori, spesso sono i lavoratori dipendenti che sono quelli più caricati dei contributi e che da cui si può attingere più facilmente per contribuire e poi no, riuscire ad aiutare tutta la popolazione, no? Distribuire su tutta la popolazione. Quindi io appunto su quello lo farei, e sul welfare a mio avviso siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi, e soprattutto su sostegni come il reddito minimo garantito, che era il reddito di cittadinanza, adesso l'hanno tolto, hanno messo su una misura che nulla a che vedere con i redditi minimi garantiti che esistono in tutti gli altri paesi, con le raccomandazioni europee, con il pilastro sociale europeo, quindi con la Costituzione stessa, l'articolo 3 ci dice della Costituzione, è abbastanza chiaro. I salari, sì, è vero, io scusate, ma ho ascoltato con molta attenzione anche l'intervento, soprattutto con tutti gli interventi, però mi ha molto colpito l'intervento della professoressa Zamagni riguardo ai salari, perché ha centrato, ha detto sì, è una, diciamo, una toppa che mettiamo il salario minimo, sì, però necessaria, è una toppa necessaria. Sinceramente c'è il problema, cioè noi siamo solo studenti, adesso non siamo grandi esperti, però la questione è quella, cioè il salario minimo va bene, ma se noi comunque alla semplifichiamola tanto, abbiamo quasi solo pizzerie in Italia, senza avere imprese che apportano. Perché la pizzeria, scusate, è vero, però è molto più ampio. Sì, se posso, quello che intendo è che da noi aziende multinazionali importanti, settori strategici molto importanti che ci rendono competitivi, sono pochissime. Eni, abbiamo Enel, Leonardo, SNAM, c'è cioè, che anche lì è dentro. Cioè sì. Quello che vuol dire che ormai sono poche a livello mondiale, cioè noi ormai non competiamo più solamente con la Germania e con quattro satelliti, cioè abbiamo la Cina di là. Io ho sentito un dato un tempo che diceva che 0,1% delle imprese in Italia, che sono le grandi imprese, fanno il 30%, circa 30-35% del PIL. No. No. Io l'ho sentito da Giorgio Arfaras, quindi probabilmente. Io stiamo andando in dibattito. Il senso originale è che il salario minimo, anche per me, è abbastanza, se non abbiamo più imprese, perché sono state tutte delocalizzate, noi, che ce ne facciamo? Aumentano i costi per noi comuni mortali e basta. No, allora diciamo che non è proprio così, perché allora innanzitutto non c'è, non è che non esiste questa risposta, sì, allora, sì, non è che non esiste un collegamento tra salari e consumi e tutto, è chiaro che se noi, e l'ha spiegato benissimo poco fa nelle slide, no, il professore, se noi abbiamo una stagnazione salariale continua, i salari sempre più bassi, no, è chiaro che questo si riflette sui consumi e su quelle stesse
piccole imprese che operano solo nel territorio italiano, non possiamo pensare che sia diversamente. E quindi il salario minimo è una politica necessaria, perché i salari bassi comprimono anche i consumi. È ovvio, noi abbiamo circa, allora, togliendo i domestici, sono 3 milioni e 600 i lavoratori che hanno una retribuzione al di sotto dei 9 euro lordi. Quindi è un dato, 3 milioni e 600 lavoratori che hanno salari bassi, che non consumano, ma forse anche che non fanno progetto, non hanno un progetto di vita. Una recente analisi di Ipsos dice che questi lavoratori rispondono anche a basso salario, che non hanno famiglia e non hanno figli perché i salari sono troppo bassi e non possono avere un progetto di vita. Quindi è tutta una catena, no, che si va ad attivare. Allora, il salario minimo è uno dei primi punti, non può essere il solo punto, ma va affrontato. E se ci sono in altri paesi sono riusciti a sopportare di avere un salario minimo, l'inserimento di un salario minimo, credo l'ha fatto anche la Spagna recentemente, quindi anche abbastanza simile alla nostra economia, lo fa la Spagna, avevamo firmato un memorandum, e la Diaz, lei è riuscita a portarlo avanti, io purtroppo poi mi sono bloccata in quanto è caduto il governo, però se lo fa la Spagna, l'ha fatto la Francia, in illo tempore l'ho messo sulla Germania, adesso è a 12 euro, non vedo perché non dobbiamo farlo noi, a parte che l'articolo 36 della Ricostituzione è non chiaro, chiarissimo. La retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e deve garantire a sé e alla famiglia una vita dignitosa. Ma un salario da 5 euro con contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati anche comparativamente più rappresentativi, non solo i sindacati pirata e i sindacati associazioni, contratti pirata, scusate, ma delle associazioni comparativamente più rappresentative, da 5 euro rinnovata adesso della vigilanza privata era 4,60 euro, è un salario al di sotto della soglia di povertà. Allora, queste persone sono persone che non consumano, che non avranno un progetto di vita, e quindi interviene sulla denatalità, interviene sui consumi, interviene su, se vogliamo, sul PIL, interviene sulle piccole imprese che si lamentano e che applicano salari bassi. E poi c'è tutta la questione delle grandi imprese. Non è che si è competitivi, ma il professore, io credo che l'abbia spiegato perfettamente, non è che si è competitivi perché abbassi i salari, è avvenuto l'esatto contrario. No, ma noi non intendevamo questo. No, però non possiamo fare un dialogo così, no, scusate. No, però sono comunque... Ricordo che il professor Paolo Silo Slabini, che è stato uno dei più grandi economisti del secolo scorso, parlava di frusta salariale, cioè se le imprese non hanno la frusta dell'aumento dei salari tendono ad adagiarsi sul costo del lavoro basso e non fanno innovazione, non investono. L'abbiamo visto, non è che ha garantito all'Italia maggiore competitività o maggiore produttività, è avvenuto l'esatto inverso. Quindi investiamo sui salari, investiamo sulle competenze, investiamo su salari e competenze, e il salario minimo è il primo step. Ma dobbiamo uscire da una stagnazione salariale di 30 anni, certificata. Grazie, grazie Annunzia Cadalso. E comunque non è che noi non abbiamo abbastanza imprese, non abbiamo grandi imprese, però vi ricordo che siamo comunque la seconda economia manifatturiera d'Europa dopo la Germania e prima della Francia, e che siamo uno dei maggiori esportatori mondiali, credo adesso siamo al settimo posto nel mondo come livello di esportazioni, quindi teoricamente non siamo ancora
sotto il livello dell'acqua. Certo, se continuiamo così ci potremo andare ben presto, e questo magari ci potrà dire Pasquale Tridico qualcosa in proposito. Pasquale Tridico lo conoscete tutti e lo conoscono tutti da quando è stato presidente dell'INPS, magari meno persone sanno che ha fatto una carriera accademica molto intensa, con numerosissime presenze in università estere anche, adesso insegna a Roma 3, è professore ordinario di economia politica, ma insegna attualmente economia del lavoro e ha vari altri incarichi anche nei master dell'università. E soprattutto può vantare un titolo, cioè è l'economista più odiato da tutte le destre italiane, forse perché ha fatto un peccato gravissimo che si chiama decreto dignità, di cui è stato il principale protagonista. Che decreto dignità, se ve lo ricordate, è stato il primo passo contro la precarizzazione del lavoro degli ultimi oltre 30 anni, quella precarizzazione del lavoro è cominciata nel 1997 con i decreti di Tiziano Treu, uomo di un governo di centrosinistra. Prego. Grazie, mi prendo il microfono. Sì, sì. Grazie dell'invito, è un piacere stare qui. È interessante questa discussione. Non so da dove cominciare, comincio però da una citazione, così fa anche bene. Diceva appunto un economista scomparso da poco, riprendendo Keynes, Fitoussi, che siamo tutti schiavi di un economista defunto. Questo defunto si chiama Milton, anche voi lo siete, anche noi lo siamo, anche noi durante i nostri ragionamenti lo siamo. Lo siamo quando pensiamo ai salari, lo siamo quando pensiamo all'inflazione. Pensate che cosa sta succedendo adesso con l'inflazione. La rincorsa agli aumenti dei tassi come soluzione per raffreddare l'economia e accontentarci di un costo sociale, disoccupazione, recessione e fermare la crescita, quindi l'inflazione. Lo siamo quando pensiamo ai salari, al mercato del lavoro. Anche qui c'era un grande economista, Garignani, che si metteva la lavagna e faceva vedere la curva, dottoressa, dei salari. E diceva: i salari facciamoli scendere, così vediamo come l'occupazione cresce, Lucio. Arrivava a zero, perché si possono scendere, possono arrivare a zero. Solo che, al contrario di un'economia di schiavitù, viviamo in un'economia di mercato, dove il lavoratore che poi percepisce quel salario non è un carciofo, ma mangia. E se mangia, si interrompe completamente quel circolo che vuole che i salari diminuiscono a zero. I salari, al contrario, per far crescere un'economia, devono crescere. Noi, siccome siamo schiavi di un economista defunto, ed è incredibile questa concezione che abbiamo, che devono diminuire i salari per crescere l'economia. Pensiamo al mercato del lavoro come al mercato del pesce. Il pesce lo compriamo e ce lo mangiamo. Il lavoratore te lo compri e mangia lui. Ma schiavi di un economista defunto, pensiamo che invece il costo del lavoro deve essere basso. Siamo schiavi anche di una micro che, in contrasto a una macro, vede il costo del lavoro che riduce e l'economia che cresce. Al contrario, la macro ci dice esattamente l'opposto. E almeno su questo compromesso, diciamo così, keynesiano, possiamo tirare avanti e dire che per far funzionare una macroeconomia ci devono essere consumi crescenti, domanda aggregata crescente e quindi sì, produttività crescente. Io sono ovviamente d'accordo con la ricostruzione che faceva sia Lucio Baccaro che Zezza Gennaro sull'origine del debito pubblico. Ci sono due variabili fondamentali che hanno determinato non solo la crescita del debito, ma anche poi la crescita delle disuguaglianze
viene, questo viene anche riportato nello straordinario libro di Piketty, Il capitale del XXI secolo, che è l'aumento degli interessi sul tasso di crescita. Vedete, questa equazione, questa disuguaglianza, con un tasso di interesse più alto, un tasso di crescita più basso, determina un aumento del debito semplicemente, ma determina poi anche nel lungo periodo, con un rafforzamento dei profitti, una crescita dei profitti, un aumento della disuguaglianza. Nel lungo periodo il trend che porta a maggiore disuguaglianza, quindi accumulazione di ricchezza, è la crescita dei profitti trainati, collegati, proxizzati rispetto agli interessi che sono superiori rispetto appunto alla crescita che dagli anni 80 in poi è molto più bassa del PIL. In questo si è inserito, in questa disuguaglianza dell'equazione R su G, no? Che insegniamo ai ragazzi al primo anno, si inserisce un altro fattore negli anni 80, che è la finanziarizzazione dell'economia. Tanto meglio quanto più alta questa disuguaglianza, che accumula capitale, che accumula ricchezza. Ma anche qui, schiavi di un economista defunto, ci dimentichiamo che se mettiamo tutta la ricchezza nelle mani di poche persone, e oggi a livello globale questa ricchezza, la metà del PIL mondiale è detenuta da una decina di persone, ecco, se mettiamo tutta questa ricchezza nelle mani di una decina di persone, che guadagnano appunto quanto la metà delle persone che guadagnano, che hanno ricchezza quanto la metà delle persone nel mondo, queste 10 persone, per quanto possono mangiare, per quanto possono comprare yacht o gioielli, hanno una limitata capacità di consumo. Possono ingrassare, diventare esatto. Più grandi, comprarsi due macchine, ma non fanno il consumo di una popolazione intera di 7 miliardi sul globo. Al contrario, questo è esattamente l'accumulazione di ricchezza, di disuguaglianza e di stagnazione economica. Qualcuno ci ha provato fino a poco tempo fa a spiegare la stagnazione economica dei paesi avanzati, soprattutto in questo senso, esattamente nella direzione in cui, collegata anzi, questa è una variabile in più che sono sicuro anche Lucio, perché ha scritto e ho letto sugli articoli su questo, condivide. Come dire, il capitalismo finanziario porta a disuguaglianza che causa stagnazione. Ecco, se la vediamo in questo modo, allora ci liberiamo dal defunto economista di cui invece siamo schiavi. È più difficile, è veramente più difficile, perché una delle principali caratteristiche del modello liberista, oggi popolarizzato come neoliberista, è quello di essere semplice, è quello di essere comprensibile ai più, quello di essere facilmente vendibile, con tutte quelle caratteristiche appealing dal lato dell'offerta, la produttività, i salari bassi, l'inflazione che è un fenomeno monetario e che va stoppato attraverso una crescita del tasso di interesse. Sono tutte cose molto comprensibili. La controargomentazione di questi è molto più difficile, richiede studio, applicazione e soprattutto richiede verifica empirica, perché questo è importante quanto diceva Nunzia sulla conoscenza dei dati, richiede verifica empirica. Quindi lo dico anche, come dire, a voi per che alimentate certamente, che nutrite un pensiero critico nel cercare quanto più possibile di capovolgere lo schema della discussione che ha caratterizzato in questi decenni passati, come dire, il nostro dibattito pubblico, appunto tutto schiavo di questo economista defunto. E l'anno critico, schiavo ovviamente poi costruito, Gennaro ha detto qualcosa su cui non ha approfondito. A un certo punto il conflitto tra capitale e lavoro è diventato insostenibile probabilmente, e si è deciso di cambiare completamente approccio nelle politiche economiche. E l'anno cruciale in questo conflitto, che si è deciso appunto di cambiare tendenza, inversione, approccio in Europa, secondo un altro grande economista quale Guido Rey, è il 1969. Nel 69 il contrasto, guardate anche cosa succede nel nostro paese, in Europa e nel nostro paese, dopo il 68, dopo come dire, le grandi manifestazioni, diventa insostenibile. E lì, come dire, cambia qualcosa nelle relazioni, nei rapporti di forza, nelle scuole di pensiero,
e nelle politiche. Non è vero che viviamo di sussidi dagli anni 70, dagli anni 80. Al contrario, viviamo di forte crescita economica, certamente, almeno fino al 73, non distribuita da un certo punto in poi, soprattutto dal 73 in poi, perché i salari non crescono più rispetto alla produttività. E anche qui, schiavi di un economista defunto, pensiamo che i salari devono crescere quando cresce la produttività. Se non cresce la produttività, non possono crescere i salari. Se andate a vedere quello che succede in Germania, ad esempio, in questi giorni, in questi anni, in questi ultimi anni, vedete costantemente un tasso di crescita dei salari maggiore rispetto al tasso di crescita della produttività, dal 2012 in poi, non prima. E quello, per citare appunto di nuovo Riccardo, ripreso da Silos Labini, la frusta degli imprenditori e il salario, se crescono la produttività rincorre. Vedete, completamente inverso. E perché? Perché nell'equazione di Silos Labini sono gli investimenti e la domanda che deve essere soddisfatta a dimensioni molto grandi, soprattutto in un grande paese quale il nostro di 60 milioni di abitanti e non in un piccolo paese come Malta di 200.000 abitanti che può vivere di turismo, ecco, soprattutto lì la rincorsa della produttività ai salari, che deve essere precedente, quella dei salari appunto, è necessaria per allocare più efficientemente i capitali nel mercato. Abbiamo una grossa responsabilità, chi ha capitali, l'allocazione efficiente, che non può distribuirsi su ombrelloni, pizzerie e turismo, settori a scarso contenuto tecnologico. Il reddito di cittadinanza, vedete, ha creato una cosa fastidiosa ai più, anche qui schiavi di un economista defunto. Ha creato la consapevolezza, anzi la certezza, che molti sfruttati potessero dire di no a un salario da fame e soprattutto a un salario nero. Ma come? I nostri ristoranti, le nostre spiagge, il nostro lavoro a nero, la nostra bassa manovalanza, tutto quello che potevamo estrarre, non dall'innovazione, da quei poveracci, non lo possiamo più fare. E no, non va bene. Dobbiamo toglierlo. Sono divanisti, fannulloni. Ma pensate appunto qual è la competizione tra un sussidio di 500 euro che esiste dal 2019, quindi non prima, e un salario a nero molto spesso di 500 euro. Che cosa volete che un essere umano minimamente razionale scelga? E fa bene. Voi cosa scegliereste? Io chiedo sempre ai miei studenti, quando insegno il primo anno di economia del lavoro, per far capire loro il concetto di salario di riserva nella testa, nella mente, la soglia psicologica sotto la quale non si può andare, per quanto voi siete disposti di portare il cane a spasso per un'ora al giorno. E ognuno di loro mi dice una cifra, 5 euro, 10 euro, 15 euro, e questo è sulla base appunto di quello che hanno. Se io provassi a dare a tutti i miei studenti in quella classe 500 euro al mese, ecco, quella soglia si alza. Ma lo scriviamo, lo diciamo, ed è giusto che sia così. E quella soglia, tanto più alta è, tanto più dà fastidio, certo, ad alcuni, ma al sistema fa bene. Al sistema fa bene perché alza la soglia, non solo psicologica, dei lavoratori sotto la quale non lavorare, alza la soglia di qualità degli investimenti allocati. La grande responsabilità del nostro sistema, le piccole aziende, chiunque fa l'imprenditore, chiunque fa l'autonomo, chiunque mette su qualcosa. Non è questo il modello che porta un'economia avanzata. È un'economia, al contrario, basata su questo tipo, verso la quale pericolosamente ci avviciniamo. Un'economia che vede il turismo crescere di anno per anno, un'economia che vede i turismi a settore. Tutte le economie ricche transitano verso un'economia dei servizi. Certamente. Andate a vedere cosa succede in Svezia, in Finlandia, negli stessi Stati Uniti, persino in Cina oggi. Ma quanto più questi servizi, che assorbono oggi nel nostro paese il 73% della forza lavoro, sono concentrati in servizi a basso contenuto tecnologico, tanto più avremo bassa produttività e bassi salari.
Di chi è la colpa allora di avere bassi salari? Dei lavoratori che non si impegnano perché c'è scarsa produttività o dei capitali che non vengono allocati efficientemente in settori, in un'economia avanzata, tecnologicamente avanzati? E qui allora la politica industriale. Vedi, Carlo, tu hai citato il decreto dignità. Il decreto dignità era, come dire, un piccolo, modesto contributo in direzione opposta, avversa, contraria a quell'economista defunto di cui siamo schiavi, che richiedeva flessibilità ai lavoratori per farli allocare. Ecco, ci siamo inventati questo concetto della dinamicità, della flessibilità, del lavoratore smart, del lavoratore che si muove, come se ruotando il lavoratore creasse posti di lavoro. Ma voi immagina, pensateci, quante volte noi stessi, io, voi, siamo stati schiavi di questo pensiero, pensando dobbiamo essere dinamici, smart, così siamo più produttivi, così creiamo più occupazione, ma che bello! E pensateci, e voi girate attorno al lavoro e si crea un posto vacante? La curva di Beveridge, che insegna appunto quando vengono creati posti di lavoro, si crea maggiore occupazione, e non sulle parti alte della curva, ma sull'asse, descrive esattamente il posto vacante come frutto di investimento e non frutto della mobilità, non frutto di qualcosa che è astratto, teorico e metafisico, la mobilità. Il decreto dignità dice una cosa semplice: se c'è una ragione si lavora a termine, una causale appunto. Se no, un progetto di ricerca, l'università, siamo famosi per appunto il lavoro a termine, che può essere anche giustificato perché è legato a quel progetto. Altrimenti la forma usuale del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, tanto più che abbiamo abolito l'articolo 18 e non c'è nemmeno più il vincolo assoluto del non licenziamento. Noi oggi permettiamo nel nostro paese qualcosa che si chiama paradossalmente licenziamento illegittimo, attraverso un meccanismo sanzionatorio monetario che la Corte Costituzionale, per rimanere in tema di Costituzione, ha definito incostituzionale. Ma non ce ne frega, lo accettiamo comunque. Andiamo avanti. Quindi il decreto dignità poneva un limite oggettivo, un vincolo relativo, e ha fatto vedere come non era l'obiettivo di creare lavoro, perché anche quello mica ha creato lavoro, ma ha ricomposto la forza lavoro verso più tempo indeterminato e meno tempo determinato. Questa era la funzione del decreto dignità, l'ha servita benissimo. Quando invece il decreto dignità sparisce, aumenta di nuovo il tempo indeterminato, ma è ovvio, e succede questo. Però se noi pensiamo che la competizione non si fa sulla flessibilità, ma sull'innovazione, se noi pensiamo che la competizione non si fa sui settori a scarso contenuto tecnologico, ma su quegli altri opposti, se noi pensiamo che il salario, non dico che è una variabile indipendente, ma quantomeno è, come diceva appunto Silos Labili, riprendendo Riccardo, riprendendo Riccardo, il padre dell'economia liberale, la frusta degli imprenditori verso cui spingere più efficacemente gli investimenti, ecco, se crediamo questo, allora appunto il salario deve crescere e non diminuire, nemmeno stare stagnante per creare maggiore occupazione. Arrivate a dire questo, se lo credete, se ci pensate, se vi convince, arrivate a giustificare l'aumento dei salari per far crescere l'occupazione. Ora, il reddito di cittadinanza, per chiudere, citando l'altro, diciamo così, contributo della scorsa legislatura, trasferiva, in questo contesto di aumento delle disuguaglianze, di salari stagnanti, di flessibilità crescente, di impoverimento generale, di declino del PIL, trasferiva 8 miliardi di euro ai 2 decimi più poveri della distribuzione del reddito. Parlando con un sociologo scomparso da poco, Domenico De Masi, diceva che Domenico si stupiva profondamente quando ogni volta vedeva, che ne so, un delinquente con reddito di cittadinanza, uno sciagurato con reddito di cittadinanza, un poveraccio che faceva il parcheggiatore abusivo con reddito di cittadinanza e riempiva le pagine. Per 5 anni ha riempito le pagine. E diceva Domenico, ma in Italia come ce lo immaginiamo un povero? Con la cravatta? No.
Questo applauso è per Domenico. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie, iniziamo il secondo giro e ovviamente la professoressa avrà molto da dire perché ha avuto vari riferimenti, quindi è tutto da parlare. Sì, beh, non è anche poi così tanto da dire, nel senso che c'è un punto che ci accomuna tutti, e chi conosce me e mio marito sa che sono anni che ci battiamo contro il neoliberismo e contro la finanziarizzazione. Non credo che nessuno possa mettere in dubbio questo. E quando io infatti ho detto tutta colpa degli economisti, ma anche degli economisti aziendali, perché il loro errore è quello di propagandare la corporation americana come l'unica organizzazione di impresa efficiente, va bene? E quando ho detto questo, implicavo. Dopo gli altri invece hanno voluto chiarire appunto tutti i vari aspetti in cui il neoliberismo ci ha portato allo sfascio del mondo, vorrei dire, non dell'Italia, del mondo. Perché se siamo in queste condizioni anche climatiche, vero? Gran parte del problema è legato al grande sfruttamento delle persone e della natura e delle cose, che è tipico del liberismo e del neoliberismo ancora di più, vorrei dire, e è ancora peggio della corporation, vero? Il cui obiettivo, secondo gli economisti americani, è quello di massimizzare il profitto per gli azionisti, vero? Credo che tutti quanti questo lo sappiate. Abbiamo scritto parole di fuoco, io e mio marito, su questo. Quindi non accetto nessuna critica su questo punto, perché è una cosa che davo per scontato. Va bene. Ma che mi trova, naturalmente, in grandissimo accordo. Il disaccordo invece profondo è sul tema del cosiddetto vincolo esterno. Intanto perché mai lo chiamiamo vincolo esterno? No, cosa c'entra? Siamo da soli nel mondo? No, cioè, viviamo, l'economia italiana vive di suo, per caso? Non siamo stati noi, per caso, a fondare l'Unione Europea? No, ho capito. Il vincolo esterno. È chiaro che abbiamo dei vincoli esterni. Naturalmente, peggiorati abbondantemente dal neoliberismo, che è l'origine di molti degli aspetti negativi del vincolo esterno. Perché? Se dopo la grande crisi del 2008 si è trattato di, virgolette, salvare l'euro, il problema era la grande crisi finanziaria del 2008, colpa del neoliberismo e della finanziarizzazione. Poi dopo in Europa non sapevano come fare per salvare l'euro, hanno fatto delle cose in vere conde, tipo appunto il fatto che non si poteva più eccedere il 3% del deficit, il 60%, è quello che, insomma, sappiamo tutti, va bene? C'è un po' di colpa anche in quello, però ricordiamoci di una cosa. Quando l'Italia andava bene, va bene, noi eravamo in un accordo di cambio fisso con tutti i paesi avanzati, in primo luogo con gli Stati Uniti. L'Italia dal 1949 al 1971 non ha mai svalutato, mentre ha svalutato la Francia e l'Inghilterra. E ciò nonostante è cresciuta più della Francia e dell'Inghilterra e ai medesimi tassi della Germania. Quindi cosa c'entra? L'euro è un accordo di cambio irreversibile, molto più rigido ovviamente che non l'accordo di cambio dell'epoca, però l'Italia ha potuto investire, fare, eccetera, brigare tutto quanto in una situazione in cui non svalutava. Perché la svalutazione è segno di debolezza, non è segno di sono libero di fare quello che voglio. È segno di debolezza. Se arrivo a svalutare è perché ho mal governato la mia economia. Quindi meglio che non ci sia questa opzione, perché almeno magari può a pensare di governare meglio la mia economia piuttosto che svalutare.
Lo sapete tutti come sono le economie dell'America Latina, che prendono la svalutazione come uno strumento di politica economica. Non sono andate da nessuna parte. Quindi su quello c'è un forte disaccordo. Ma alleggia un'insofferenza veramente nei confronti dell'estero. Ma cosa vogliamo, stare da soli? No, qualcuno me lo dica, perché almeno parliamo chiaro. Io non voglio stare da soli, anche perché qualcuno dice il paese non è capace di governarsi autonomamente. Intanto è posta male questa cosa. Cosa vuol dire governarsi autonomamente? No, però da un certo punto di vista c'è anche un senso, nel senso che, visto che siamo in un contesto internazionale che ha le regole che ha, eccetera, 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 non è che noi dobbiamo pensare a come uscirne, ma dobbiamo pensare invece a come cercare di trasformare quel condizionamento internazionale, quindi una bella lotta contro il neoliberismo. Io mi ricordo personaggi della sinistra che si facevano scudo del lenzuolate di liberalizzazioni, vero? Per non parlare di persone che con lui abbiamo ricordato precedentemente. Quindi c'è stata un'obbligatura generale su quello, e si vorrebbe appunto uscire, come diceva molto bene Tridico, da questa dipendenza. Quindi questo è l'obiettivo principale. E secondariamente cercare invece tutte le aperture, tutti i buchi di questa rete internazionale che ci opprime, va bene, per comunque vedere di mandare avanti qualche cosa. Ma per fare questo, e qui arrivo al mio terzo punto che ribadisco, bisogna farci uno studio. E sono stata contenta che la dottoressa Catalfo almeno abbia ricordato che questa è una cosa importante. No, bisogna sporcarsi le mani, cercare di capire come va il mondo in effetti, non teorie astratte o ideologie astratte, ma vedere come va e vedere se possiamo fare un progetto, un programma per rimediare a certi buchi, perché tutto sommato un po' di libertà ancora ce l'abbiamo, però se non la utilizziamo, e lo utilizziamo o per lamentarci o per dire che dobbiamo uscire dal condizionamento internazionale, eccetera, beh, allora abbiamo perso in partenza, perché tanto, amici, quel condizionamento internazionale è lì. Va bene, finisco qua. Sì. Allora. Perfetto. Allora, io rispondo brevemente agli spunti che sono stati fatti, poi continuo perché c'è una parte importante che non è stata toccata e riguarda la dimensione politica. Allora, innanzitutto il neoliberismo non è una teoria, o non è solo una teoria. Il neoliberismo è un assetto istituzionale. Il neoliberismo si traduce in istituzioni. Non è una necessità naturale che la banca centrale debba essere indipendente, non soggetta a nessun condizionamento politico, debba essere un'entità estranea. Non è come la pioggia che cade, non è una necessità naturale che ci debbano essere dei vincoli fiscali così stringenti su un paese che non cresce da 30 anni. E in ogni caso, quando qualcuno dice meno male, ma meno male che? Dov'è il senso, dov'è il sospiro di sollievo? L'Italia è un caso di fallimento totale. Sono pochissimi i paesi che per 30 anni hanno declinato in questa maniera. Vogliamo prenderne atto? È chiaro, cioè, in scienze sociali non c'è la controprova, non c'è l'esperimento. Quindi è possibile che effettivamente sia come dicono i liberisti, che ci voleva ancora più liberalizzazione. Però peggio di come si è fatto, è difficile fare senza effettivamente introdurre il Venezuela, lo Zimbabwe, eccetera, eccetera. Questo giusto per come risposta. Poi, il neoliberismo è privazione di democrazia. Il neoliberismo significa che
aree importanti che dovrebbero essere soggette al controllo collettivo vengano sottratte al controllo collettivo e affidate a meccanismi impersonali. Questo non ha soltanto conseguenze economiche, ma anche conseguenze politiche, perché ci sono due dimensioni della politica. Una è quella degli interessi e delle politiche economiche, e un'altra è quella dei valori. Dimensione degli interessi, nella dimensione sull'asse degli interessi, destra e sinistra vogliono dire due cose. Destra vuol dire lasciamo stare, lasciamo fare al mercato. Sinistra vuol dire introduciamo meccanismi di controllo collettivo. Questa è la dimensione destra-sinistra. La dimensione valoriale significa destra valori tradizionali, donne a casa, gli omosessuali sono dei malati, lo straniero è da respingere. Sinistra vuol dire valori progressisti. Nel momento in cui l'asse economico viene sottratto alla politica, e la politica è nazionale, è politica nazionale, non si può più fare la distinzione sull'asse economico, tutto quello che rimane è l'asse dei valori. Quindi tutta la competizione politica si gioca su sono a favore di valori progressisti, sono per valori tradizionali. E adesso vi mostrerò che è esattamente quello che sta succedendo in Italia, ma anche altrove. Quindi seguite, capite? Vai. Allora, innanzitutto, che cosa spiega il voto per la sinistra e la destra in Italia? Cosa vuol dire destra e sinistra in Italia? Qui la base empirica è un sondaggio condotto nel luglio del 2002. Un sondaggio iniziato con un collega che si chiama Bjorn Bremer. Un sondaggio iniziato prima che fossero proclamate le elezioni, che poi si sono tenute il 25 settembre del 2022. Un campione grande, quindi ci permette di esaminare con un po' di dettaglio diverse variabili. Vi dico subito quali sono i risultati di questo studio. Le variabili demografiche, occupazionali, di scolarizzazione, di reddito, quindi la classe, ha scarsissima rilevanza nello spiegare la scelta di voto in Italia. Molta maggiore rilevanza hanno le variabili culturali, quindi i valori. Si parla di valori GAL, Green Alternative Libertarian, quindi verde, stili di vita alternativi, attitudini libertarie. Chi ha questi valori vota a sinistra, chi ha valori TAN, tradizionalisti, autoritari, nazionalisti, vota a destra. E c'è un'altra dimensione indipendente che è pro-euro, anti-euro, pro-Unione Europea, euro. Chi è pro-euro vota a sinistra in Italia, chi è anti-euro vota a destra, ma interpreta questa dimensione ancora una volta in termini culturali, quindi se sei pro-euro sei internazionalista, se invece sei anti-euro sei sovranista, cioè non c'è la dimensione economica dietro questa scelta, c'è una dimensione valoriale. Quindi non solo l'offerta politica, quello che i partiti propongono, ma anche la domanda politica si sono culturalizzate. Le questioni economiche sono diventate molto meno discriminanti di prima. Allora, se guardiamo un po', per esempio, mi scuso, non ho avuto il tempo di vedere queste slide in italiano, però adesso ve le spiego. Questo è il voto per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ci sono una serie di controlli, ma quello che mi interessa sono senso di precarietà economica, i valori progressisti GAL, i valori tradizionalisti, poi le preferenze per politiche economiche di sinistra, che sono la riduzione delle diseguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, le preferenze per politiche economiche di destra, che sono la riduzione della spesa pubblica e la riduzione dei vincoli alle imprese, e poi le attitudini negative nei confronti dell'Unione Europea. Come si interpreta questo grafico? Immaginate di lasciare tutto inalterato e di far variare di una unità, che è una deviazione standard, una sola di queste dimensioni. Le stime vi dicono qual è l'effetto sulla probabilità di votare per, in questo caso, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia,
che ha senso mettere insieme, perché gli elettorati sono abbastanza molto simili, soprattutto Lega e Forza Italia. Per esempio, questa cosa qua, il valore di TAN, questo vi dice che se tutto l'elettorato italiano, lasciando ogni altra cosa costante, dovesse diventare più tradizionalista di una unità, cioè di una deviazione standard, l'elettorato italiano vota per Forza Italia, Lega e 10%, e Forza Italia per più del 10%. Questa è la dimensione più importante. Cioè, chi vota per questi partiti vota perché ha valori tradizionalisti, perché ha attitudini negative nei confronti dell'Unione Europea, perché è contrario al progressivismo dei valori, quindi è contro, in questo caso sono il diritto all'aborto delle donne e il diritto al matrimonio degli omosessuali. Beh, è contrario a queste cose, e poi anche perché è contrario a politiche economiche di sinistra ed è favorevole a politiche economiche di destra. Questo è il voto per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Le dimensioni culturali sono le più importanti. Adesso vediamo chi vota per il PD. Qua è molto interessante, perché chi vota per il PD non vota per ragioni economiche. Vedete? Economic left issues, economic right issues sono non significative. Questi elettori non scelgono quel partito perché ha posizioni particolari sull'asse economico. Scelgono il partito perché è favorevole all'Unione Europea, questa è la dimensione principale, e perché ha valori progressisti, GAL, e poi perché sono contrari ai valori tradizionalisti. Quindi il voto per il PD è tutto culturale. Non c'è più un voto economico per il PD. Il voto del Movimento 5 Stelle è interessante perché questo è l'unico partito in cui gli elettori votano per ragioni economiche. Vedete, se tutto l'elettorato diventa più progressista dal punto di vista economico di una deviazione standard, il voto per il Movimento 5 Stelle aumenta del 5% ed è la variabile più importante. Gli elettori del Movimento 5 Stelle sono agnostici sull'Unione Europea, a differenza degli elettori del PD, che sono molto favorevoli. E in tutti questi casi il senso di precarietà economica soggettivo, ma si hanno gli stessi risultati se si sostituisce una variabile oggettiva del reddito, non è così importante nello spiegare il comportamento di... Che cosa ci dice questo? Ricordate, ci sono due assi della politica. L'asse economico. Destra significa mercato, sinistra significa intervento collettivo nel mercato. Quello è scomparso. Si è ingigantito l'asse verticale, l'asse culturale, quello dei valori. E che cosa significa? Che anche le questioni economiche, perché c'è fortissimo disagio in questo paese, 40% degli elettori non votano più. Quelli che votano in qualche modo seguono l'offerta politica, votano per ragioni culturali, ma interpretano il loro disagio economico culturalizzandolo, secondo canoni culturali, valoriali, per cui il disagio economico diventa ostilità nei confronti dell'immigrato. Quindi non è che non ci sia potenzialmente una domanda di sinistra economica, sinistra come ritorno al controllo collettivo sull'economia, ma è assolutamente latente, non è rappresentata dai partiti in questo momento, forse con un'eccezione, come ho detto, che è il Movimento 5 Stelle, e bisogna renderla esplicita attraverso un lavoro politico dal basso. È questo che manca in Italia, per poter tenere il capo di questo. Beh, è interessante osservare il fatto che se si vota essenzialmente in base ai valori, c'è il 40% delle persone che non si prende il disturbo. E una cosa che non ho detto è che di questo 40%, quelli che a luglio avevano già scelto di non votare, si caratterizzano solo per una cosa. Indovinate qual è? Attitudini negative nei confronti dell'Unione Europea.
l'unica cosa di carità. Attitudini negative in confronti dell'Unione Europea. E sono molto giovani, sono molto giovani, molto più giovani del campione e hanno attitudini tendenzialmente negative, ma non votano. Hanno già deciso a luglio 2022, un mese e mezzo prima delle elezioni, che loro non voteranno probabilmente perché non c'è un'offerta politica che corrisponda. Per le prossime europee questo? C'è un economista coreano che mi sembra si chiami, ho chiesto anche a Pasquale, Chang Chou, che ha fatto un conto sull'economia, sulla crescita dell'economia mondiale e ha confrontato i cosiddetti 30 gloriosi, cioè gli anni dal dopoguerra fino agli anni 80, con quello che è successo dopo, cioè dall'inizio, diciamo, dell'adozione del paradigma neoliberista fino alla crisi del 2008. Quindi non ha considerato neanche la crisi del 2008, è arrivato solo fino, diciamo, a un punto non così di cesura. E ha scoperto che la crescita era leggermente a favore del primo periodo, cioè quello dell'economia cosiddetta keynesiana, anche se molti non sono d'accordo sul fatto che fosse veramente un'economia come pensava dovesse essere Keynes. Una delle cose principali del nuovo paradigma è stato certamente la completa libertà di movimento dei capitali. Volevo chiedere a Gennaro Zezza, secondo lui, come ha influito anche rispetto al vincolo esterno. La liberalizzazione dei mezzi capitali. Domanda a sorpresa, Gennaro. La completa liberalizzazione del movimento dei capitali che è data dalla metà degli anni Ottanta, più o meno, no? Effettivamente, domanda a sorpresa. Io vorrei prima dire un paio di cose, poi proverò ad affrontare la storia dei movimenti di capitali. Le cose che volevo dire erano legate a quanto ha detto la professoressa Zamagni, che mi pare di capire abbia una posizione di dire noi dobbiamo restare nell'Europa facendo un movimento politico che trasformi le istituzioni europee nella direzione contraria al neoliberismo con cui invece sono stati stipulati i trattati. Vabbè, non discutiamo della fattibilità politica dei cambiamenti dei trattati che, posto che devono essere ratificati da un gran numero di paesi, sono di difficile modifica. Ma c'è un'altra cosa, lei ha anche detto che non si studia abbastanza come fare in situazioni specifiche. Io su questo non sono molto d'accordo, perché io ho lavorato molto sull'economia greca e lì, come sapete, c'è stata una forte crisi che poi nel 2011, che poi ha portato a una crisi cosiddetta dei debiti sovrani europei, e la Grecia, come l'Italia, aveva per molti anni sfruttato la svalutazione della sua valuta per mettere una toppa alla sua competitività di prezzo che era peggiore di quella degli altri, e ora con l'euro non lo poteva far più, e con la finanziarizzazione, cosa che già in parte risponde alla provocazione di Carlo, con la finanziarizzazione che cosa avevano fatto i greci entrati nell'euro? Avevano la capacità di fare prestiti, prendere prestiti in banca a un tasso di interesse che era fissato per tutta l'Europa dalla BCE e che era di moltissimo più basso di quello precedente, quindi hanno tutti iniziato a fare mutui per comprare case o accendere prestiti per comprarsi una bella Mercedes. E con la libertà di movimento di capitale questo gli era consentito, perché all'epoca, prima del 2011, le banche tedesche, italiane e francesi pensavano che le istituzioni europee, siccome l'Europa era una, diciamo, un'istituzione per garantire il benessere dei popoli, avrebbero coperto eventuali problemi, e quindi il debito greco nei confronti delle banche tedesche, francesi, italiane è aumentato a dismisura,
ed è stato alla base poi della crisi greca, molto più del debito pubblico greco che anche era aumentato in maniera piuttosto elevato. E quindi a un certo punto c'è stata la crisi, si è svelato che l'Unione Europea non aveva alcuna intenzione di essere benevola nei confronti dei peccatori come i greci che si erano indebitati, e hanno introdotto la austerità, cosa che hanno poi passato anche all'Italia, l'hanno introdotta anche per evitare che gli italiani potessero seguire l'esempio dei greci, e se gli italiani avessero anche loro iniziato a indebitarsi senza limiti con gli europei, avendo un'economia grande 10 volte più di quella greca, potevano far crollare tutto il castello europeo. Quindi i movimenti internazionali di capitali ci hanno aiutato? No, e già iniziamo a rispondere a Carlo, perché hanno creato una instabilità molto superiore alle situazioni precedenti, in cui il greco o l'italiano, se voleva comprarsi la Mercedes, andava in banca. La banca era una banca locale che poteva raccogliere informazioni sul debitore, e se questo non era in grado di rimborsare il debito, il prestito non glielo faceva. Quindi invece con la finanziarizzazione la banca è interessata a se tu puoi rimborsare il debito oppure no, perché ti fa il prestito, dopodiché, come si suol dire in gergo, lo collateralizza, lo trasforma in un prodotto derivato che vende a Londra o a New York a un incauto speculatore finanziario, e quindi si libera del rischio legato al tuo prestito. Quindi questo ha generato un grosso problema. Però un'altra cosa che volevo dire, abbandonando questa storia dei movimenti di capitali, è che in Grecia, come anche in Italia, quando si è visto che il cambio ormai era fissato irrevocabilmente e la maggior parte degli europei non voleva abbandonare l'euro, ci potevano essere delle soluzioni alternative. Ora, anche qui, secondo me è interessante cercare di capire perché i greci, in particolare, ma anche gli italiani, vogliono stare nell'euro, dopo aver visto che stare nell'euro vuol dire fare austerità, perdere posti di lavoro, venire licenziati, vedere i salari fermarsi per 10 anni e così via. La mia spiegazione è che per i greci, non so quanto per gli italiani, l'ingresso nell'euro per 8-9 anni è stato un periodo prospero. Cioè, io sono Grecia entrata nell'euro, come ho detto prima, finalmente posso comprarmi la Mercedes e posso fare un mutuo per comprarmi casa. E per 8 anni questa storia è andata avanti, quindi nella memoria dei greci questo è diventato un periodo prospero rispetto al periodo precedente, in cui le banche mi negavano i prestiti e io non potevo far nulla. Quindi quando gli si è detto ma usciamo dall'euro, ho detto ma perché mai? L'euro ci ha reso ricchi, anche se ci siamo indebitati, e quindi va bene così. Per gli italiani io credo, sospetto ma non ho le prove, che siccome l'ingresso nell'euro ha significato un crollo dell'inflazione, dovremmo capire quali categorie sociali hanno sofferto di più l'inflazione, e palesemente sono quelle che avevano maggiori ricchezze finanziarie. Quindi forse non è un caso che i voti al PD oggi vengano di più, e l'europeismo cieco venga di più da categorie che soffrono per un'elevata inflazione rispetto a categorie come quelle in cui il salario cresce con i prezzi, che dell'inflazione si preoccupano di meno. E quindi questa è la mia personale spiegazione perché votano per l'Europa, quindi del PD. E vengo alla fine, all'ultima cosa di cui volevo parlare: qual era il sotterfugio per provare a fare politiche alternative restando nell'euro con i suoi vincoli? Fare quella che è stata chiamata una moneta fiscale, proposta in Grecia da Varoufakis in maniera un po' pasticciata, ma poi ripresa anche da altri. E in Italia ne abbiamo avuto una versione molto edulcorata con il cosiddetto super bonus. Cioè il super bonus, che come sapete
finanziava con sconti fiscali interventi di risanamento edilizio, è stato un successo perché questi sconti fiscali potevano essere trasferiti, in particolare scontati in banca. Quindi se io, che sono proprietario di una casa, voglio mettere i pannelli solari, renderla antisismica, eccetera, mi costa 1 milione di euro, non ce li ho e quindi non faccio nulla, però adesso il governo mi dà il bonus fiscale. Io con 1 milione di euro di bonus posso fare i lavori e poi detrarre questo dalle tasse. Ora, se sono io solo che posso detrarlo dalle tasse, e devo essere uno che in un arco di tempo di 5-10 anni paga 1 milione di euro di tasse, cioè devo essere molto ricco. Ma se io questo bonus lo posso rivendere a una banca perdendoci qualcosa, anche se non sono ricco, mi conviene. E ovviamente questa manovra era molto conveniente e da questo punto di vista il bonus aveva un pezzettino delle caratteristiche di una moneta fiscale, cioè di uno strumento finanziario che il governo è disposto ad accettare il pagamento delle tasse. Okay? È stata un'idea abbastanza geniale, secondo me, per due motivi. Il primo è che è andato a sostenere il settore dell'edilizia, che in particolare nel Mezzogiorno era stato devastato dall'austerità delle cose precedenti, in parte, e poi perché appunto dava flessibilità con la moneta fiscale nelle forme di finanziamento. Risultato, appena caduto il governo Conte, di fatto hanno iniziato a dire: beh, sto strumento è un po' troppo pericoloso, vediamo di restringere la capacità di rifinanziarlo e quindi solo i ricchi lo possono usare. Poi si è capito che questa manovra sarebbe stata davvero eccessiva perfino per un governo come quello Meloni, hanno detto vabbè, vediamo di toglierlo proprio di mezzo, e il dibattito è ancora in corso. Insomma, cose come queste sono possibili, ma tutte le istituzioni, in particolare quelle europee, hanno messo molto i bastoni nelle ruote. Quindi si potrebbero, con le regole del trattato di Maastricht, della BCE, fare delle politiche alternative. C'è bisogno di una forte volontà politica di farle, perché queste hanno una forte opposizione politica in Europa e anche da certi segmenti in Italia. Grazie. Una dei timori sul salario minimo, che adesso addirittura sono espressi dalla destra, cioè un completo rovesciamento delle posizioni rispetto a qualche tempo fa, è che l'introduzione del salario minimo possa ostacolare, ridurre la capacità dei sindacati, di contrattazione dei sindacati. Uno dei rimedi però sarebbe, per esempio, quello di varare finalmente questa legge sulla rappresentanza, che eliminerebbe tutti i finti sindacati e i sindacati gialli. Una legge sulla rappresentanza, forse non tutti lo sanno, ma nel pubblico impiego c'è da 40 certo. anni, sì, sì. Quindi basterebbe copiare quella, insomma. Perché non si fa questa cosa, non si ha... La legge sulla rappresentanza, più volte il Parlamento ha cercato di metterla in atto, ma come sapete si è sempre bloccata, e per ovviamente ragioni anche, credo anche di difficoltà come dei sindacati. Pure, scusi, una legge sulle finte cooperative, che sì. è un'altra delle cose, delle tragedie del lavoro povero. Allora, sono tanti provvedimenti che in effetti sono stati e sono in Parlamento, si sta discutendo in Parlamento, se ne è discusso per anni. La legge sulla rappresentanza, io ricordo che entrai in Parlamento nel 2013 e c'era calendarizzata nelle commissioni parlamentari una legge sulla rappresentanza, poi ricalendarizzata nella successiva legislatura, ma non se ne fece nulla, e ora di nuovo si parla di legge sulla rappresentanza. In verità
nei miei disegni di legge sul salario minimo, io ho depositato, non a caso, Pasquale, il primo diciamo disegno di legge era un articolo del reddito di cittadinanza sul salario minimo, era l'articolo 20 della mia proposta di legge sul reddito di cittadinanza depositato nel 2013, proprio perché bisognava bilanciare proprio ciò che ha spiegato in modo precisissimo e puntuale Pasquale Tridico. Nei successivi disegni di legge che ovviamente poi ho perfezionato, soprattutto nel disegno di legge depositato nel 2021, ho inserito in qualche modo dei criteri per misurare la rappresentanza, proprio perché a quel punto bisognava in qualche modo capire quali sono i riferimenti, a quali contratti collettivi e soprattutto da chi sottoscritti bisogna fare riferimento. Nel disegno di legge unitario non c'è, però depositato, sapete che c'è un disegno di legge unitario depositato dalle opposizioni che riguarda il salario minimo e su quale c'è una petizione in atto e per il quale si sta discutendo e per il quale il governo ha chiesto e la maggioranza hanno chiesto una sospensiva e c'è stato un incontro tra l'altro a Palazzo Chigi in cui la Premier Meloni, per questo questi dibattiti sono importanti, partiamo anche dalle analisi tecniche, in cui la Premier Meloni diceva prima partiamo dalla produttività e poi passiamo ai salari, e oggi ci hanno spiegato professori emeriti che è l'esatto inverso, quindi bisognerebbe prima fare confrontarsi con economisti per capire come dobbiamo affrontare tutto. Allora, non c'è nel disegno di legge unitario la misurazione, c'è però il riferimento ai sindacati e ai contratti collettivi sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali comparativamente più rappresentativi. Quindi c'è già questo riferimento e poi c'è una commissione che andrà, una commissione costituita dalle parti sociali, dal Ministero e anche dall'INPS, che andrà a capire quali sono questi contratti comparativamente più rappresentativi. Questo ci dovrebbe consentire, ovviamente serve la legge sulla rappresentanza, ci dovrebbe consentire di individuare dei 1000 contratti depositati in questo momento circa al CNEL, quali sono i contratti di riferimento. Poi la legge dice, visti quei contratti di riferimento, quelli sono i contratti a cui si deve guardare per la retribuzione sia complessiva che per il trattamento minimo, quindi sia per il trattamento economico complessivo, la tredicesima, quattordicesima, con minimo, quattordicesima, tredicesima, eccetera, indennità, eccetera, sia per il trattamento minimo, quindi se il contratto collettivo del chimico dice che il trattamento minimo è 9,50 euro, quello deve essere. Non ci può essere un contratto collettivo che scenda al di sotto di quello. Se dice che il contratto collettivo definisce che la retribuzione complessiva, quindi minimo 9,50 più indennità, tredicesima e altro, è 15 euro, quello deve essere e non può scendere al di sotto di quello. Quindi noi rafforziamo la contrattazione collettiva con il nostro diciamo disegno di legge. E solo che inseriamo un minimo nel caso in cui quel contratto collettivo riconosciuto ha un minimo tabellare che è troppo basso, cioè se 5 euro è ovvio, 6 euro è ovvio che è troppo basso, allora diciamo interviene una soglia. Quindi diciamo che noi in qualche modo interveniamo sull'articolo 36 della Costituzione, andiamo ad individuare quali sono i contratti collettivi nazionali da applicare e ovviamente però una legge sulla rappresentanza in Italia è necessaria. Sapete che ci sono dei sindacati che non sono favorevoli, quindi c'è stata una forte opposizione da parte di associazioni sindacali ma anche datoriali. È questo scoglio che si deve superare, però la politica, la CISL è
è contrario, l'ho detto, al salario minimo che a disegni di legge sulla misurazione della rappresentanza. Però io credo che questi invece non bisogna rimandarli, d'altronde parliamo dell'attuazione di articoli della Costituzione, e quindi articolo 36, articolo 39 della Costituzione, uno del salario minimo, l'altro la rappresentanza e rappresentatività sindacale. Ci sarebbe tanto altro da dire e da fare. Con Pasquale abbiamo seguito insieme progetti di riduzione dell'orario di lavoro, e il dato, sempre confrontandoci con altri paesi, è importante, perché non solo in Italia abbiamo i salari più bassi o quelli che sono scesi di più, quindi abbiamo questa forte stagnazione salariale, ma i nostri lavoratori lavorano di più, quindi rispetto alla Germania lavorano 249 ore in più, rispetto alla Francia, se non ricordo male, 160 ore in più annuali. Quindi questo è un altro tema da affrontare insieme a quello della rappresentanza, salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro. Ovviamente a fronte di tutto questo vanno fatti gli investimenti. L'investimento sul super bonus ha provocato un picco dei dati di cui vi parlavo prima, sia in pandemia, cioè era l'unico in positivo, cioè i lavoratori, l'occupazione in quel settore, nel settore dell'edilizia, era l'unica, malgrado ci fosse la pandemia, in positivo. Quando poi man mano la pandemia si è allontanata, c'è stato proprio un picco, era tra l'occupazione, tra i dati occupazionali più in percentuale più alti nel nostro paese. Quindi facciamo gli investimenti, attuiamo, mettiamo sugli osservatori, capiamo su che cosa investire, e ovviamente solo così, cioè in modo coordinato, che riusciamo ad avere, a mio avviso, una politica economica florida, una produttività reale e dei salari più alti, non con l'esatto inverso. Se a questo poi uniamo, e concludo, e questa è una delle cose che a me, ad esempio, una delle direttive che mi piace moltissimo, che è quella sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, che impone già alle imprese, e man mano lo verrà a tutte le imprese, no? Di utilizzare determinati parametri, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale che economico. Allora, se ci uniamo questo, secondo me, uniamo questo, andiamo verso la direzione giusta. Dal punto di vista, ad esempio, sociale, ci sono dei parametri importantissimi che riguardano anche la retribuzione, il tipo di contratto collettivo che l'azienda propone, il rapporto con i sindacati, la sicurezza sul lavoro, la qualità della sicurezza sul lavoro, la formazione, quindi l'accrescimento delle competenze, perché è quello che ci garantisce un lavoratore che può continuare a lavorare insieme, a progredire insieme all'azienda, e quindi la maggiore produttività dopo, e tutta una serie di parametri sono importanti, che non riguardano e non riguarderanno solo l'impresa, ma riguarderanno tutta la catena del valore. Cioè, io ti certifico, adesso c'è una certificazione, si deve rendicontare la certificazione di sostenibilità, la rendicontazione di sostenibilità, non solo devi essere tu impresa ad essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, eccetera, ma poi bisogna vedere appunto poi come lo applicheremo in Italia, questo è importante, ma tutta la catena del valore, i fornitori. Se tu sei un'azienda tessile e vai produrre in India o piuttosto che in Bangladesh, piuttosto che in altre, che tipo di lavoratori hai, che tipo di retribuzione, con quale tipologia di sicurezza sul lavoro. Ecco, secondo me insistere su questo e sulla catena del valore è importante, perché poi a volte abbiamo aziende, ad esempio tessili, che
utilizzano materiali, cotone, insomma materiali naturali, però poi producono in un paese in cui c'è uno sfruttamento addirittura minorile, dove non si rispetta il diritto del lavoro. Quindi la sostenibilità sociale, secondo me, è un punto dirimente sul quale poi rimanere molto fermi, e speriamo che insomma questo paese lo possa mettere in atto nel modo più corretto possibile. Dunque, non abbiamo parlato di una cosa che c'era nel titolo del convegno, cioè l'autonomia differenziata. Ah. Però ormai penso che sia... Vi posso raccontare la mia esperienza terribile della... Se è brevissima. Vi segnalo comunque che è appena uscito un libro di Gianfranco Viesti, del... che è un bravissimo economista di Pugliese, che spara zero sull'autonomia differenziata. Io e Pasquale vi possiamo raccontare la nostra esperienza terrificante della gestione regionale. Se vuoi, Pasquale, inizia tu. Ma è stato terribile, perché sapete che le politiche del lavoro sono competenza concorrente. Quindi una parte si decide a livello nazionale, una parte viene applicato e attuato dalle regioni. E tutta la questione pandemica l'abbiamo dovuta affrontare con le regioni. Ed è stato quasi impossibile. Oltre che quando, e concludo perché non voglio prendere tempo, e quando abbiamo sentito il reddito di cittadinanza, le politiche attive del reddito di cittadinanza non hanno funzionato. Ma cosa non ha funzionato? Allora, a livello statale e nazionale, noi abbiamo per la prima volta nel nostro paese, dopo la cosiddetta riforma Biagi, che diceva che bisognava investire in politiche attive, ma non è stato mai fatto, abbiamo investito miliardi in politiche attive del lavoro. La prima volta col decreto quello sul reddito di cittadinanza, quindi del gennaio 2019, con più di 1 miliardo per rafforzare i centri per l'impiego, che erano unici in Europa, rimasti così senza operatori. Adesso siamo nel 2023, sono passati 4 anni. Dovevano assumere 11.600 operatori le regioni, perché non lo potevamo fare noi, perché la competenza è delle regioni. Le risorse finanziarie sono state stanziate dal primo momento. Siamo nel 2023, quanti ne hanno assunti? A dicembre 2022 il nostro dato ufficiale era 4.000. Quindi si dice che manca personale nella pubblica amministrazione, però ci sono risorse per assumere 11.600 operatori e per metterci anche a pari degli altri paesi, e per dare anche un accompagnamento, perché il percettore di reddito di cittadinanza, ma anche il disoccupato ne ha bisogno, tutti, ma anche il ragazzo che si approccia al mercato del lavoro ha bisogno di un accompagnamento, ma a maggior ragione un percettore di reddito di cittadinanza che per il 75% dei casi non ha neanche una formazione adeguata, spesso non solo una licenza media. Quindi come fa ad approcciarsi, cioè come lo fai uscire dal disagio? L'Europa ci dice che diamo un sostegno, però per farli uscire dal disagio dobbiamo accompagnarli, no? L'accompagniamo con i servizi, ma se noi non abbiamo gli operatori che erogano i servizi, come lo accompagniamo? E se ci sono le risorse e le regioni non assumono, come li accompagniamo? Detto questo, ho stanziato col PNRR altri 4 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro, ma ancora siamo dove siamo, e anziché il governo, scusate, però devo dire, attuare no, quello che si stava mettendo in atto, demolisce una misura parliamo del reddito di cittadinanza, che era un reddito minimo garantito, spezzetta tutto, come se alcune parti della popolazione avessero diritti e altre no. Quindi noi avremo giovani di 17 anni che hanno diritto, perché stanno in una famiglia con minori, al 18° anno di età non hanno più diritto.
se la famiglia ha due maggiorenni che compiono 18 anni uno dietro l'altro, un anno dopo l'altro, la famiglia un anno prima aveva diritto, l'anno dopo è senza reddito, viene a mancare anche il diritto allo studio. Cioè, non esiste un reddito minimo garantito da nessuna parte in Europa, in nessun posto, in nessun paese così, e hanno messo su una misura che non garantisce neanche la formazione. Dovremmo fare un discorso lunghissimo. Quindi con le regioni sono il grande problema. Ora, o ci si sa organizzare nel modo giusto e le regioni, come, non so, poi ci sono anche esperienze di altri paesi, però io sono andato in Germania, ma non è che i Land poi non fanno quello che si decide a livello nazionale, lo mettono e lo mettono in atto. Ma qui noi siamo a livelli che ci sono le risorse stanziate e le regioni non mettono in atto e le regioni non assumono e le regioni addirittura, il rischio è che i programmi del PNRR una parte delle risorse non verranno utilizzate perché le regioni non le riescono a spendere o non riescono ad organizzarsi, e a parte l'esperienza Covid, che è tutta una cosa a sé, è stato veramente delirante. Va bene, io chiederei a Pasquale Tridico di tirare un po' le conclusioni di tutti gli stimoli che sono venuti in questo dibattito. Ah, che compito! Sei professore. Non so che cosa di preciso, però un'idea che di partenza ce l'ho e la vorrei illustrare, così vediamo che è sicuramente coerente con le analisi che abbiamo fatto. Come dire, muoviamoci, Lucio, mi dispiace per te, però insomma ci dobbiamo muovere all'interno di un sentiero noto. Dimentichiamoci per un attimo la critica radicale. Non lo dico contro, lo dico per essere, come dire, la parte costruens cosiddetta di un ragionamento che possiamo fare, sapendo anche che ci sono impossibilità, ci sono dei vincoli, non solo esterni dovuti ci sono proprio dei vincoli politici oltre che esterni e commerciali. Quindi muoviamoci all'interno di un sentiero costruens su cui ripartire come paese e come Europa. Secondo me si potrebbe fare questo. Oggi il reddito minimo è un concetto molto diffuso a livello europeo, l'ha detto prima Nunzia, è un concetto diffuso nel senso che gli stati membri tutti ce l'hanno, hanno maturato quest'idea e lo hanno introdotto. L'altro argomento, anche questo maturato in Unione Europea, su cui la maggior parte dei paesi europei agisce, ovvero il salario minimo, anche questo in 21 paesi su 27, e laddove non c'è, come in Svezia, in Danimarca, in Austria e in Finlandia, non c'è perché hanno dei salari molto alti, una congestione, delle relazioni industriali diverse, e quindi lì probabilmente potrebbe essere addirittura, come dire, per loro controproducente, quindi è giusto che ci sia un modello diverso in quei casi. Quando si dice che in Europa bisogna, o meglio, negli Stati membri, come in Italia, bisogna salvaguardare le caratteristiche nazionali, quindi se c'è una contrattazione superiore che copre l'80% dei lavoratori, bisogna, come dire, questa è una strada da seguire per indurre i salari minimi attraverso appunto la contrattazione. Nel nostro paese questo discorso è completamente, come dire, fuorviante. Da noi sono anche più dell'80% dei lavoratori coperti dalla contrattazione, sono il 97%. Ma ci sono due debolezze. Innanzitutto l'assenza di una legge sulla rappresentanza e quindi la non validità di erga omnes dei contratti maggiormente rappresentativi. Oggi qualsiasi legge, lo diciamo tra virgolette anche a bassa voce, anche quella dell'opposizione che fa riferimento ai contratti maggiormente rappresentativi, è inefficace direttamente, può essere efficace soltanto davanti al giudice. L'implementazione, appunto, nel momento in cui viene il giudice, ha una, come spesso succede nel nostro paese, l'implementazione del salario migliore firmato dai contratti maggiormente rappresentativi viene applicato. Quindi, per tornare al discorso, c'è un reddito minimo,
c'è una l'esigenza di un reddito minimo a livello europeo, c'è l'esigenza di un salario minimo a livello europeo, c'è l'esigenza di una politica sociale sempre più forte a livello europeo che trasformi la nostra economia in un'economia digitale, un'economia basata sulla conoscenza, un'economia, come dire, rispettosa del verde. Questo è il paradigma. Ora, tutto questo non si può fare in un solo paese senza, come dire, rompere i vincoli e non starci dentro questi vincoli. Quindi abbiamo espresso un concetto molto forte, molto bello, molto importante, però se noi vogliamo inserire un salario minimo e un reddito minimo in Italia in un periodo di crisi, approfondiamo la nostra situazione di deficit, di disavanzo rispetto a uno shock asimmetrico che può succedere nel nostro paese, e il nostro disavanzo diventa ancora di più vincolato esternamente, quindi non possiamo implementare nessuna politica sociale. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che questi due pilastri devono essere trasferiti a livello europeo come meccanismo automatico di stabilizzazione. Cioè, noi inseriamo un reddito minimo, un sussidio di disoccupazione. In Europa durante Covid abbiamo inserito uno strumento SURE che era pagato dall'Unione Europea, pagato appunto con una mi viene in mente la moneta fiscale, Gennaro, non con la moneta fiscale ma con una moneta. Per un periodo abbiamo anche pensato di poter pagare il reddito di cittadinanza con moneta fiscale. Ricorderai, ne avevamo parlato. Pensate ad esempio, una parentesi, scusami, una moneta fiscale che viaggia su una carta elettronica. Oggi la stessa BCE sta cercando di introdurre una moneta digitale, diversa da quella che ha in mente sicuramente Gennaro, ma è una moneta digitale che, come dire, non rientrerebbe tra l'altro nei vincoli nei ex vincoli del patto di stabilità. E con quella moneta fiscale quantomeno si possono pagare si possono detrarre tasse chi riceve quel pagamento su carta come esercente può utilizzare quei pagamenti per non pagare le tasse allo Stato che gli deve. Faccio un esempio ancora più specifico. Io ho una card di sussidio, vado dal suo negozio e a comprare quello che mi serve. Nel suo negozio lei un giorno pagherà le tasse, un credito quindi, sulla base di quanto ha incamerato con la mia carta. Se questo meccanismo, Gennaro, andasse, come dire, oltre la moneta circolante esistente, allora sarebbe una politica espansiva monetaria, nella direzione di quello che tu hai in mente di moneta fiscale. Se invece rientra comunque all'interno della moneta come è, perché poi un meccanismo di questo tipo non sarebbe altrimenti accettato probabilmente dalla Banca Centrale Europea, allora a quel punto è un meccanismo normalissimo, che con la differenza che invece di viaggiare su contante viaggia su card. In parte il reddito di cittadinanza almeno fino a 100 euro, tranne i 100 euro che possono essere in contanti, il resto era su card e quindi su moneta digitale, ma un po' diverso, anzi diverso dal concetto di moneta fiscale. Ritorno al discorso principale, un meccanismo di stabilizzazione automatico che esercita il ruolo di welfare e di sussidi sociali in Europa per stabilizzare eventuali crisi asimmetrici esistenti. Come lo paghiamo? Lo paghiamo con una tassa minima uguale almeno in partenza sulle società di capitali. Dal 1991, se noi andiamo a prendere la tassazione sui capitali, vediamo una riduzione da un'aliquota circa del 45%, un'aliquota in media oggi in Europa è circa il 23%, quindi una riduzione quasi del 50% delle società di capitale, che tra l'altro sono liberi di andare, a proposito di mobilità di capitale, ovunque. Faccio un esempio per tutti: oggi la Fiat ha l'headquarter principale dove paga le tasse in Olanda, e non è che ce l'ha in Olanda perché gli piace di più la città di Amsterdam, ce l'ha perché probabilmente perché paga meno le tasse. Ora, un meccanismo di questo tipo, che fa anche competizione di capitali per attrarre appunto società, svalutando appunto il costo della tassa che questo capitale dovrebbe pagare, è essenzialmente, come dire, non è ottimale nell'Unione Europea, è ingiusto, anche iniquo. Quindi un meccanismo invece univoco, uguale, tassato da Bruxelles, tassato dall'Europa,
attraverso il quale finanziare il welfare, il reddito minimo e gli strumenti di disoccupazione, sarebbe la prima cosa che rimetterebbe un attimo, o meglio, toglierebbe quantomeno la pressione sul lavoro che si è esercitata. Perché nei discorsi che abbiamo fatto oggi, sostanzialmente, è evidente che, come dire, nel contesto europeo la politica libera di essere esercitata era la politica del lavoro. Lucio l'ha presa dal punto di vista politico, da sociologo, qual è, giustamente ha fatto un'analisi brillante sugli assi verticali e orizzontali e fa vedere quale appunto sono i valori dei partiti, prevalentemente tutti o quasi tutti, che esercitano appunto su quella scala verticale dei valori e meno su quella economica. C'è un'altra politica che in questi 30 anni tutti i partiti praticamente hanno utilizzato, magari differenziandosi un po' di più, che era l'unica appunto che in Europa è libera fino a un certo punto, è la politica del lavoro. Tutti i governi, fateci caso, dagli anni 90 in poi, hanno tutti fatto le loro riforme del lavoro, tutti. Purtroppo. Abbiamo avuto un accanimento terapeutico di politiche del lavoro, ovviamente dal mio personale punto di vista la maggior parte errate, e quelle uniche, come dire, ma sono di parte e lo capisco comunque, le uniche che di cui ho parlato prima andavano nella direzione giusta. Comunque tutti i partiti e tutti i governi hanno fatto, esercitato politica del lavoro, perché quella era... l'hanno fatto unicamente molto spesso per continuare a svalutare i salari, per competere attraverso quella leva, perché era l'unica che era libera di essere esercitata. Se togliamo questa leva di sfruttamento in qualche modo, Lucio, no? E quindi la riportiamo insieme all'Unione Europea, pareggiamo i conti in qualche modo, non risolviamo probabilmente tutti i problemi, ma faremmo un passo avanti nella costruzione di un welfare europeo attraverso criteri e convenzioni minime al di sotto dei quali non si può scendere, con reddito minimo e con salario minimo. Ovviamente poi le soglie devono essere, come dire, proporzionate ai redditi nazionali medi di ogni paese, ma in qualche modo evita la svalutazione del lavoro, evita la competizione tra capitali che devono essere attratti sulla base del fisco. Poi uno certo può scegliere di spostare il capitale sulla base di altre ragioni, ma non sicuramente attraverso la svalutazione della tassazione, quindi la competizione sul fisco. E questo in qualche modo creerebbe delle condizioni di partenza più eque, più giuste, sulle quali poi costruire quella transizione tecnologica che l'Europa dice appunto fortemente di voler costruire. Mi fermo qui perché non voglio abusare del vostro tempo. Grazie. Bene. Ci fermiamo qui tutti quanti e ringrazio i partecipanti al dibattito e chi ha ascoltato.